E siamo live. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Riprendiamo le live dopo qualche giorno. Io intanto che arrivano tutti, me ne torno nelle guerre di fazione e cerco di provare l'ultima fase dei barbari. Anche se dovrei ribildare guerrigliera, ma ci proviamo anche senza. E vediamo come va. Intanto aspettiamo gli altri che arrivano e poi inizierò ad aiutare gli account. Ciao Titan! Come va? Tutto bene? Devo ancora capire, innanzitutto con questa run devo cercare di capire qual è il boss dei barbari. Il boss finale, così da vedere la strategia da usare, magari se cambiare qualche campione. Potrebbe andare peggio. Ok, dai. Nel gioco come va? Ha trovato qualcosa di interessante ultimamente? Qualche campione? Qualche manufatto particolare? Ciao, Olrin. Devo pronunciare l'uno come una I? Dimmi se ho sbagliato a pronunciare il tuo nome. Ciao Andrea. Ok, la prima fase è andata molto facilmente, però mi sono distratto e ho usato la seconda destrezza di Valchiria, non avrei dovuto alla fine. Vediamo di andare in manuale sempre con le prime destrezze, così ricarichiamo un po' di tempi di ricarica. Sperando che Valkyria nel primo turno dell'altro round abbia. Ok, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Riesco a ucciderlo senza farmi morire nessuno. Sì. Ok. Rimettiamo in automatico. Pronunciato giusto, perfetto, grazie. Adesso saprò come pronunciarlo da qui in futuro. Non ho aperto niente nelle ultime settimane. Ottimo, ottimo. La strategia migliore è sempre quella di aspettare per i due pair e secondo me la prossima settimana potrebbe esserci quello delle sacre. Quindi ragazzi aspettate, soprattutto ad aprire le sacre, che la prossima settimana magari ci danno questo due pair. Forse dovremmo aspettare 2 settimane, ma sicuramente il prossimo sarà quello delle sacre. Un attimo che rispondo ad un messaggio su Discord di una persona a cui devo aiutare l'account oggi. Ok, ci sono. Ciao Black Razor, ciao Stefox che se l'è presa per non aver vinto al giveaway. Ciao Alvis, allora Alvis. Per il tuo account, sicuramente la prossima settimana riesco a entrarci. In queste 2 settimane ho avuto troppi impegni e dalla prossima sarò abbastanza più libero, quindi la prossima settimana entriamo e vediamo per l'arena. Stai tenendo le antiche, aperte 2 del vuoto e nulla di buono. Ragazzi, cercate di non aprirle, tenetevele, soprattutto sacre e quelle del vuoto, soprattutto quelle. Mi sono distratto di nuovo, non ho la seconda destrezza di Valchiria pronta. Un attimo, voglio vedere che boss è. Allora, attacca 2 nemici a caso e ha quello che mette la provocazione. Attacca tutti i nemici, piazza strizza reale. Quindi c'è la probabilità di mettere gelo. Ok, non mi sembra fortissimo, perché ce ne sono di molto peggio. Soltanto che i livelli 50 subiscono tanti danni. Dovrei portare guerrigliera al 60. Infatti è già morta. E anche Catun in realtà dovrei portarla al 60. Ciao Sonero. Ciao a tutti ragazzi. Tra poco iniziamo. Intanto aspettiamo che entri qualcun altro. Intanto cerchiamo di capire se riuscirò a fare questo boss. Almeno una stella voglio prenderla. Non dico 3 stelle perché ci sono 2 livelli 50. Però magari Valkyria
E Scilla dei Draghi riusciranno ad aiutare i livelli 50. Ma si cura? C'è qualcuno che li cura? Forse uno dei due cura il boss, perché è ancora praticamente full vita. Nuovo follower. No! Mi sta ostando! Grazie a Exus, grazie per l'hosting. No, è l'ultimo boss, Andrea. L'ultimo boss. Non riuscivo ad andare più avanti della fase 18 fino a oggi. Ho portato al grado 6 Animarcaia, che a quanto pare l'ho sempre pronunciata male, ho sempre pronunciato Animarcaica invece Animarcaia. Ho fatto il video oggi, è uscito poco fa. E con lei sono riuscito a fare. No, la 19, sulla 19 riuscivo a fare una sola stella e basta. Con lei ho fatto la 20 con 3 stelle, con 2 livelli 50. Infatti sono i due un po' più in difficoltà. Dobbiamo uccidere lei, perché lei è quella che cura il boss. Ok, l'altro è morto. Vediamo se riusciamo entro domani mattina. Poi tra tutti questi strizza reale, praticamente non sto attaccando. Cioè, se non avessi Valchiria sarebbe impossibile, secondo me, arrivare fin qua all'ultimo boss. Con dei livelli 50 soprattutto. Dai che ci sto riuscendo. Il boss, vedete, non fa danno, quindi è molto facile. Secondo me, appena riesco a uccidere la tizia qua accanto al boss. Ok, ora dovrei andare facile. Al limite me ne può morire uno, ma Scilla dei Draghi lo riporta in vita. Quindi dovrei prendere 3 stelle. Finalmente. È tomo leggendario soprattutto. Qualcuno si è espresso riguardo l'arena squadre nella chat degli dèi, il problema dei punti? No, nessuno. Infatti volevo dirlo stamattina, ma ho avuto tanti tanti impegni. Nessuno ha scritto. E nessuno ha scritto anche del fatto che i manufatti non si vede bene a quanto li abbiamo livellati praticamente. Infatti non so se notate, se avete portato un manufatto all'8, al 12, al 16, eccetera, eccetera, a volte non si vede il numeretto, quindi bisogna prima cliccarci e vedere che è stato potenziato. Mi si è buggato il raid e non posso reimpostare la password dato che non la ricordo. Succede spesso? No. Che io sappia, no. Dovresti andare sul sito della Plarium, provare ad entrare con il tuo account e se non riesci sotto ci sarà un hai dimenticato la password, tu dirai sì e magari te la farà cambiare di nuovo. Il bug dell'arena invece non lo so, perché io ce l'ho avuto qualche giorno fa, come ti dicevo stamattina, Stefox, ma lo dico a tutti gli altri. Adesso qua me ne sono morti due, quindi Scilla dei Draghi dovrebbe riportarne in vita due. Comunque, il bug dell'arena, senza perdere nessuna partita nelle 23 ore precedenti, ero nella zona verde per passare quindi al grado successivo e mi sono ritrovato a metà, quasi circa a metà della gialla. E non capivo perché, ho pensato sicuramente sarà stato un bug, infatti il giorno dopo poi sono ritornato magicamente nella verde. Non sto neanche giocando più di tanto perché non sto avendo molto tempo. Però appunto mi sono ritrovato nella verde, quindi almeno quello penso sia un bug visivo, un bug grafico. Sì, Black Razor, infatti io stamattina stavo buildando Animarcaia e proprio è stato un delirio. Ogni volta dover ricordarsi qual era il manufatto perché nessuno lo vedeva al 16. Ah, pure inserendo la password giusta te la dava sbagliata? E ti hanno fatto cambiare l'indirizzo email? Se non la ricordi, appunto, prova a resettarla. Se poi non riesci per qualche difficoltà, allora contatta il supporto. Però in ogni caso vai sul sito della Pralium e prova a resettarla. Vediamo se riusciamo entro un quarto d'ora. Secondo me la possibilità di fare 3 stelle c'è. Devono soltanto non morirmi entrambe, così almeno magari all'ultimo Scilla dei Draghi ne può riportare in vita uno, quello morto.
Questa è stata una cosa sbagliata, nel senso che Valkyrie ha fatto la seconda destrezza, ha messo lo scudo su tutti e subito dopo Scilla dei Draghi ha riportato in vita Guerrigliera e Guerrigliera adesso morirà di nuovo. Ha legame, ha ruba vita, Guerrigliera, mi viene da dire legame vitale, scusatemi. Ricordi di altri giochi. Ha ruba vita, infatti è buildata malissimo comunque, però avete visto, non fa danno, non si cura praticamente. Vabbè, uno perché è al 50, due perché l'ho buildata tanto per quando facevo i primi livelli della cripta dei barbari. Però adesso sembra che stiamo andando bene. Deve soltanto non fallire Valkyria con la seconda destrezza quando ha strizza reale, perché altrimenti salto un giro e mi muoiono entrambi i livelli 50. Non pensavo che questo team riuscisse a fare anche il boss finale. Pensavo di dover cambiare. No, in realtà volevo mettere Sciamana Celeste per aiutarmi con le cure. Però in realtà, cioè, se portassi Katun e Guerrigliera a livello 60 lo farei tranquillamente, questo boss, in molto meno tempo, intendo. In questo modo magari forse non prendo 3 stelle, o comunque all'ultimo magari devo farlo in manuale. Però pensavo di dover expare qualcuno in più, di portare Guerrigliera al 60, ma a quanto pare non ce n'è bisogno, ce la faccio anche così. Li ho falliti tutti, tutti li ho falliti, tutti gli attacchi ho fallito. Strizza reale mi ha annientato tutti gli attacchi. Dai che ci siamo quasi. Ok, Valkyrie è riuscita a mettere la seconda destrezza, quindi adesso ho tanti tanti scudi, ormai non dovrei più perdere. Dai che ce l'ho fatta. Tomo leggendario, vieni a me. No, 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 i 10 minuti non contano. I 10 minuti qua nelle cripte non contano. 3 stelle e tomo leggendario. Il fix dell'arena dovrebbe arrivare questo mese. Non so se ve l'avevo detto negli ultimi giorni. Il fix dell'arena era inizialmente previsto per settembre, deve arrivare adesso in questo mese. A quanto pare è servito fare tanta fretta all'Aplarium e quindi arriverà. Ok, lo avevo detto, grazie Andrea. Quindi c'è il tomo leggendario, sono molto contento, ne ho accumulati un po'. Negli ultimi giorni il boss me ne ha dato uno, ne ho preso un altro con un evento, forse sono a 18, 19, wow, 19. Devo decidermi e metterli a qualcuno, forse Rasin, che ancora è senza Tomi, vediamo. Vorrei provare a buildarlo per il boss del clan, per quando è rosso e Dragomorfo ha dei problemi. Poi il boss del clan è stato particolarmente generoso, gli ultimi 4 giorni mi ha dato due schegge sacre, quindi ottimo. E va bene, allora iniziamo con gli account. Nuovo host! XE20AC, grazie per l'hosting. Allora, intanto sto vedendo che la prova che ho fatto col comando automatico funziona, quindi StayFox non c'è bisogno, non c'è più bisogno di mandare il comando Prime, perché ormai ho capito come mandarlo da solo ogni 20 minuti. Quale delle varie cose che dovrebbero fissare in arena? Quella dei, sì, esatto, quella degli account inattivi che ci sono in tutti i ranghi, anche a bronzo e ad argento. Quindi dovrebbe andare meglio per tutti tra poco in arena. Dovreste salire tutti quanti più facilmente. Ok, allora, stacco dal mio account e partiamo con i vostri. Allora, vediamo, prendo un attimo la lista. Ok, per darti il mio account posso darti la mia password di Twitch? No, la password. Allora, due cose, la password di Twitch non mi serve, servono in teoria l'email e la password dell'account Plarium. E
E seconda cosa, al momento ho chiuso la lista, quella degli aiuti ai vostri account, perché è ancora abbastanza lunga e non sto riuscendo a completarla. Quindi per adesso è chiusa. Quando finirò la lista, a proposito, ora vi dico una cosa. Quando finirò la lista, poi la riaprirò, così mi potrete riscrivere e richiedere di nuovo gli aiuti. La seconda cosa che volevo dire riguardo alla lista è quando riaprirò la lista. Voglio fare una cosa un po' diversa, cioè vorrei che le persone che mi chiedono di rivedere i loro account lo facessero tramite i punti canale che si accumulano qua su Twitch, li vedete in basso sotto la chat, e quindi dopo che la lista, dopo che completerò la mia lista attuale, vi darò il via libera con i punti del canale, in modo che ogni tot turni voi possiate prenotare, diciamo, un mio aiuto al vostro account. Appunto, voglio che non sia una cosa a pagamento, quindi non è che chi si iscrive verrà preso prima degli altri, però appunto approfittiamo dei punti del canale, altrimenti mi fate bere così tanto che muoio per troppa acqua. Quindi iniziate a tenervi i punti che prima o poi vi serviranno. Allora, io volevo chiedere se The Tilter è in chat, perché è il primo in lista, così se c'è partiamo con lui. Avvelenamento da acqua, esatto. Marco, però comunque tra poco avrai anche gli obiettivi per arrivare a oro 1, oro 2, eccetera, eccetera, quindi ti servirà sicuramente. Se non c'è sarà perché si sarà tiltato. Eccolo, eccolo. Ok, allora io intanto entro nell'account se posso e inizio a guardare un po' in giro, ok? Così poi mi chiederai tutto quello che vuoi. Allora, intanto esco dal mio account. Hanno cambiato Plarium Play e non so più da dove fare il logout. Ok, logout. Gli hanno cambiato il posto. Ok. I pasticcini hanno la priorità. Ok, allora io intanto sto entrando. Però mettiamo un po' di musica. Un attimo che vado a mettere un po' di musica. Così non dobbiamo sempre sentire la musica di Raid. Vado a prendere la playlist. Ok, vediamo se parte la pubblicità. È partita la pubblicità. Ok, non mutata in tempo. Stiamo entrando nell'account di The Tilter, quindi. E vediamo di riuscire ad aiutarlo. Bella la musica di Raid, però dopo un anno di gioco, sempre con la stessa musica, iniziano a sanguinare le orecchie. Allora, togliamo la musica. Troppo alta. Ok, eccoci. No, ancora troppo alta. Forse io la sento più alta di come la sentite voi, perché riguardando una live io mi sono accorto che praticamente la musica non si sentiva. Quindi non lo so, tanto che io se la metto troppo alta a me dà un po' di fastidio. Ok, vediamo così, proviamo così. Mi sentite comunque, no? Se metto. Ora è finita la musica, ne metto un'altra. Così vediamo. Mi dite se la musica è un volume buono? Magari ne mettessero una nuova. Allora, intanto questo è l'account di The Tilter. Vediamo a che giorno è arrivato con le ricompense d'accesso. È un account del 132esimo giorno. Con gli obiettivi deve potenziare la sala maggiore a livello 4. Quindi questione di arena, di fare più partite d'arena e vincere in arena. Questi sono tutti facili.
Vincere pozioni sono tutti facili. Volevo vedere con le roccaforti a che livello deve arrivare. Ok, nessuno. Poi c'è raggiungi argento 2 nell'arena. Ora vediamo a che punto è arrivato. Intanto guardiamo la sala maggiore. Ok, diciamo che non è sbagliato quello che ha fatto. Comunque poi glielo diremo dopo quando tornerà. Musica un po' troppo bassa. Provo ad aumentarla un pochettino allora. Di volume. Grazie per il feedback. Ditemi magari come va così. Allora, nell'arena è argento 1, quindi ci siamo quasi all'argento 2. Ci siamo davvero vicini. Soltanto che poi ovviamente andrebbe mantenuto. Solo che... Allora, questo non è un account d'argento 1, neanche questo. Non penso neanche questo. Neanche questo. Quindi comunque tutti questi qua, neanche l'ultimo, tutti questi qua andranno via, secondo me. E quindi sarà molto più facile salire. Vediamo dove è arrivato nelle roccaforti. Partiamo al solito dal drago. Drago 17. Wow. Ok, anche in 2 minuti e 55, ottimo tempo. Vediamo picco del golem 14, ok, si potrebbe migliorare magari. Ragno 13 e Cavaliere Pirico 14, quindi io col drago è più avanti rispetto alle altre. Arrivare al giudicatore è un miraggio al momento, sì, posso capirlo, posso capirlo. Sì, Exus, probabilmente hai ragione tu, soltanto che io ormai non sono abituato a quali dovrebbero essere i veri avversari da Argento 1, quindi avrai sicuramente ragione tu. Dunque, contro il boss del clan invece, forse fa brutta. No, fa incubo? No, l'ho visto, però devo capire. Ok, fa brutale. Fa circa 10 milioni a brutale. C'è Venere. Ottimo, ottimo. E dopo vediamo Tidan, tu sei il prossimo, quindi dopo vediamo con calma. Io intanto do un'occhiata ai suoi campioni. Ok, ci sono dei leggendari abbastanza carini. Una cosa non ho visto, voglio vedere il team di arena che usa. Ok, Gorgorab, Cavaliere Cervino, Re della Montagna e Norog. Riduce difesa c'è anche riduce attacco. Forse potremmo cambiare Cavaliere Cervino con Venere. Vediamo adesso come in base a come li ha buildati. Perché sì, allora Cavaliere Cervino toglie l'attacco. Venere in più, cioè entrambi tolgono la difesa, però Venere toglie, cioè mette anche l'indebolimento. Dov'è? Questo qua. E in più, sì, beh, attacca tutti i nemici, riduce la difesa e mette l'indebolimento. Quindi magari i nemici dopo... È partita la pubblicità. Ok. Magari dopo i nemici subiscono più danno proprio perché c'è l'indebolimento attivo. Re della montagna ne uccide uno alla volta. Norok invece ha un danno d'area. Attacca tutti i nemici. Ok, questa è un'abilità molto forte in arena. Soprattutto contro Thormin. Perché non può essere congelato. Ok, eccoti. Allora, ho visto che il tuo problema al momento è quello di, diciamo, fare delle vittorie in arena per mettere il bonus al 4. Ho visto che sei partito mettendo uno o due un po' dovunque. Da ora in poi inizia a concentrarti, in particolare iniziando dalla precisione. Quindi, parti con la precisione e arriva a 4. Nel colore diciamo che usi di più. Vediamo dove ti serve in particolare. Lui abbiamo detto che piazza il blocco buff, piazza riduci precisione. Hai anche un avvelenatore blu, hai anche lui di blu. Rosso, verde avresti rissaiolo e cavaliere cervino. Rosso ci sarebbe Rasini, quindi diciamo ti servono un po' tutti.
Hai anche Banshee gelata, ottimo. Devo fare prima o poi una guida su Banshee gelata. Quindi forse potresti andare sul... Non lo so. Diciamo che servirebbero tutti. Il blu per gli avvelenatori e per Tyrell. Il verde per il Saiolo occulto e Cervino, il rosso per Rasin. Diciamo scegli un colore, quello che ti fa più simpatia a questo punto. O magari dopo vediamo in base a quelli che usi contro il boss del clan. E inizia ad aumentare la precisione fino a farla arrivare a 4. Così in questo modo arrivi all'obiettivo. Poi ho visto che tutti gli altri sono abbastanza facili da raggiungere fino al penultimo, quello là che ti chiede di arrivare ad Argento 1, ma vedo che ci sei quasi. Quindi ottimo. Poi dovrei fondere giustiziere, che è lui, che sarà anche molto facile da fare perché questi quattro campioni sono farmabili in arena. Poi abbiamo detto, allora, iniziamo dal team arena. Tu usi Gorgorab, Cavaliere Cervino, Norog e Re della Montagna. Allora, iniziamo da Gorgorab e vediamo quanta velocità ha. 219. Allora, partiamo dal presupposto che, visto che adesso sistemeranno a metà agosto tutti i ranghi bassi dell'arena, quindi bronzo e argento, non avranno più tutti quei giocatori, quindi tutti i livelli 60, tutti i leggendari, eccetera, eccetera, ti direi che 219 di velocità va molto bene per argento 1. Quindi, cioè, se non l'avessero sistemato adesso ad agosto, ma a settembre, ti avrei detto aumenta questa velocità perché a un certo punto devi comunque riuscire a battere anche quei campioni là, quindi 219 secondo me può andar bene. Come vita però, ah no, è ancora al 50, ok, quindi questo può essere un punto debole in arena, è ancora al 50. Siccome lui, se ti fanno degli, quindi se sono più veloci di te e ti fanno degli attacchi ad area, o comunque se tu in un turno non riesci a uccidere tutti i nemici e loro quindi ti attaccano e ti fanno degli attacchi ad area, Gorgorab praticamente immagino muoia per primo, perché è l'unico livello 5. No, hai anche Cervino che è il 50. Quindi immagino che con questa vita e questa difesa ti muoia facilmente. Quello che devi fare è portarlo al 60, perché Gorgorab è l'ultimo che deve restare in vita. Perché se resta in vita, può comunque rianimare tutti gli altri. Quindi a lui devi dare la priorità numero 1 per farlo ri rimanere in vita. Quindi lui deve essere portato al 60. Con priorità abbastanza alta se vuoi aumentare il grado nell'arena. E ragazzi, magari datemi un feedback sul volume della musica perché io nelle orecchie la sento alta, però magari voi la sentite un po' più bassa rispetto a me. Non uccidi praticamente mai tutti subito, secondo me perché hai Re della Montagna. Ora ne parliamo. Di solito fa così, muoiono tutti tranne Re della Montagna e lui uccide pian piano tutti. Ok. Marco dice, ho appena fatto il refresh nell'arena, il più scarso è livello 63. Oddio, è a cranio corona, mascialle, ditos e cercatore. Però hai vinto lo stesso, wow, ottimo. Musica, ok, grazie, grazie ragazzi, grazie per il feedback. Allora, quindi, il problema di Re della Montagna è che, ok, fa tanti danni, però tutti a colpo singolo è ripartita la pubblicità. Mi sa che mi devo scaricare questa playlist. Il nuovo follower, Maya Kuba, grazie mille per il follow. Se deve essere in sottofondo abbassala leggermente. Dobbiamo sentire te e non la musica. Ok, grazie Stefox. Allora la abbasso proprio leggermente. Vediamo così come va. Ho visto che hai iniziato a mettere i tomi su Re della Montagna, ma ancora praticamente non hai fatto nulla perché nessuno è andato sulla riduzione dei tempi di ricarica. In realtà non so se gli avrei messo dei tomi, perché per esempio li avrei messi tutti su Venere. Ora ti trovi un po' in difficoltà qua. Io non li avrei messi su Re della Montagna, perché comunque le partite d'arena finiscono subito, lui è molto forte in arena, quindi non c'è bisogno di aspettare 5 o 4 turni, non cambia niente. Invece immagino che Venere magari l'hai presa dopo, avevi iniziato a metterli anche su Norog. Io adesso mi fermerei, se fossi in te inizierei a metterli tutti su Venere i prossimi, vediamo se Rasin ce li ha, no. Quindi dai la priorità a Venere perché... Ah, non l'avevi ancora, è uno dei leggendari più forti che ci sia. Quindi mettili su Venere e soprattutto io ti direi, almeno per adesso, ma forse anche dopo, di sostituire in arena Cavaliere Cervino con Venere. Perché Cavaliere Cervino è ancora al 50. Lui mette, come dicevo prima, riduce difesa e riduce attacco.
Lei invece mette riduci difesa e indebolimento. Quindi se sei abbastanza veloce da non farti colpire dai nemici, non ti serve mettere riduci attacco. Ma in questo modo i tuoi fanno anche più danno perché metti anche l'indebolimento. E ti servirebbe qualcuno che riuscisse a shottarli tutti. Vediamo come è buildato Norog. Ok, Norog per l'arena così non va assolutamente bene. Norog è un campione tipo difesa, ma può fare anche molti molti danni. Norog è lento, sì, esatto. Però lui può fare molti molti danni, quindi dovresti equipaggiarlo con tanto tasso e danno decisivo. Quindi dovresti mettergli sia il tasso che il danno. La vita andrebbe aumentata. La difesa potrebbe stare buona, anche così com'è. Dovresti puntare a dare più set velocità e forse anche più set precisione, però sicuramente più set velocità. Poi comunque ok, ti manca lo stendardo. Quanti difesa? Corazza precisione è una cosa assolutamente da non fare. Piuttosto che dare 50 di precisione qua con la corazza, cerca di mettere un altro set precisione, così guadagni 40 di precisione soltanto col set. E sulla corazza vai a mettere assolutamente difesa percentuale. Non mettete precisione sulla corazza, ragazzi, anche se non avete lo stendardo, l'amuleto va benissimo. Quindi devi migliorare con la precisione con i set oppure nella sala maggiore. Secondo me andrebbe benissimo anche Kael Argento 1. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Il problema è che al momento sono quegli account che non dovrebbero stare ad Argento 1. Quindi io ti consiglierei comunque Norok. A Norog ho visto fare anche molti danni in arena, però ok, buildato con molto danno e tasso decisivo. Vediamo come adesso guardo come è buildato tutti gli altri. Ok, Kael in questo modo non è tanto da arena, ma molto più da boss del clan perché ruba vita, non ha il tasso al massimo. La vita è molto bassa, ti devi concentrare di più sulla vita e anche sulla difesa se lo vuoi usare contro il boss del clan. Pure su di lui qua, corazza, precisione è sbagliato. Immagino però che tu non abbia, ok, non hai uno standard precisione, quindi hai dovuto ovviare in quel modo. Io preferirei, per esempio, visto che non hai il tasso al massimo, magari metti questo amuleto difesa, così ti aumenta la difesa e ti resiste un po' di più contro il boss del clan. Però qua sicuramente avrai la precisione aumentata, potenziata. Quindi piuttosto che metterla nella corazza, inizia ad alzarla nella sala maggiore, magari quello blu, e metti quest'altro amuleto in modo da appunto potenziare la precisione in questo modo. E sulla corazza, magari se lo usi particolarmente contro il boss del clan, vai a mettere tipo difesa percentuale, così la aumenti un po' di più e ti resiste un po' di più. Altrimenti vai su attacco percentuale se vuoi che faccia più danni, tipo nelle roccaforti. Ciao Maya! Ah ragazzi, vi ricordo, se ci fosse qualcuno senza un clan, Maya ha creato un clan, è partita di nuovo la pubblicità, maledizione. Ha aperto un clan, magari Maya scrivi di nuovo il nome del clan per chi è agli inizi, magari così vi ritrovate tra di voi e potete anche chiacchierare insieme. Marco dice che sono Argento 4 e uso Kael. Io ti racconto una cosa. Qualche giorno fa ho perso contro un team che aveva tipo 3 leggendari e un Kael. Io ho detto, boh, ancora Kael a oro 4, lo attacco. È stato ovviamente più veloce di me, cioè io le uniche partite che perdo sono quelle in cui non parto per primo. E Kael con la seconda destrezza, con questa qua, ovviamente dopo che un altro aveva messo riduci difesa su tutti i miei, con questa mi ha ucciso tutti. Quindi anche ad oro 4 Kael può essere ottimo, se buildato, ovviamente sarà stato buildato in modo mostruoso, con un danno decisivo tipo almeno di 250, almeno del 250%. Però comunque ottimo, ottimo campione. Quindi non conta tanto chi fa i danni ad area, importa di più come è vestito. Quindi tasso decisivo al massimo e danno decisivo quanto più alto possibile. Ciao Ultras! Sì, ora che fa brutale con i 5 stelle, Cruel potrebbero aiutarlo, ma più che altro dovrà fare molto più drago magari. Ora comunque vediamo, perché dal drago comunque prende rubavita, prende precisione e prende velocità. Quindi
Quindi io per l'arena ti consiglierei Gorgorab di portarlo al 60. Al momento cambia Cavaliere Cervino con Venere. Vediamo che. Venere però devi velocizzarla molto di più. Perché la velocità è molto bassa. Vediamo come l'hai buildata. Difesa, quindi questo prima o poi dovrei portarlo a un valore percentuale. Qua c'è vita percentuale, qua c'è velocità. La difesa comunque è bassina, se la vuoi usare contro il boss del clan dovrai aumentarla. Anche qua purtroppo ti manca lo stendardo, ok. Vediamo il Re della Montagna come buildato. 7 resistenza, 7 tasso e immortale, ok. Anche lui è molto lento, dovrai cercare di velocizzarlo. Vediamo gli stivali. No, gli stivali sono velocità. Vita percentuale, tasso decisivo, ok. 81.000 di vita sono ottimi, la difesa con tutta questa vita va comunque bene, però la velocità è lenta, tasso e danno per adesso vanno bene e per il resto va benissimo, ha anche tantissima precisione, tantissima resistenza, quindi ottimo. Tokel a 4.000 d'attacco, 150% di danno decisivo, un set crudele e Helm Smasher, vi fa 50.000 di danno mediamente, wow, fantastico. È partita di nuovo la pubblicità, niente, la prossima volta devo scaricare questa playlist. L'ultima volta non avevo tutta questa pubblicità. Non so. Drago non faccio ancora il 20. Ok, sì, trovi ancora molti 4 stelle. Vediamo se riusciamo a migliorare anche contro Drago. In teoria, in pratica prende veleno, sonno e vendetta. No, Titan, tranquillo, verso le 5 forse arriveremo a te. Allora, quindi abbiamo detto per l'arena, Gorgora, Venere. Re della montagna, ok. E in teoria Norog se gli aumenti sia la velocità sia il tasso che il danno. Oppure altrimenti dovresti usare Rasin. Sempre con tanto tasso e danno però. Cioè ci vuole un campione che riesca a uccidere tutti e quattro i campioni avversari con un solo colpo. Hai anche Robar. Ok, non ero sceso così in basso per vedere gli altri campioni. Un attimo che mi ricordo cosa fa Robar, ma mi pare fosse molto forte in arena. Può piazzare il reduce difesa su tutti, quindi quello è ottimo. Attacca tutti i nemici, il danno aumenta in caso in cui l'obiettivo sia sotto i debuff, sonno, stordimento o gelo. Attacco un nemico, 50% di possibilità di piazzare stordimento. Nel caso in cui venga piazzato con successo, si prende un turno extra. Anche Robar può essere molto forte in arena comunque. Peccato che abbia una velocità molto bassa, una velocità iniziale molto bassa. Però come quarto campione che faccia danno. Può andare bene anche per esempio una come Elayne, cioè non deve essere per forza un leggendario. L'importante è che sia equipaggiato però bene, con tanto tasso e danno. Può anche avere pochissima vita e pochissima difesa se lo usi soltanto per arena. L'importante è che tu abbia i campioni molto veloci, quindi in modo tale da attaccare prima dell'avversario. Poi se ti attacca l'avversario per primo magari perdi, pazienza. Comunque in ogni caso avresti anche Gorgrab che potrebbe riportarlo in vita. Però in arena si vincono le partite attaccando per primi. Però per alzare la velocità mi tocca perdere altre statistiche. Sì, lo so. Però è così. Per l'arena bisogna puntare soprattutto sulla velocità. Quindi magari se ci sono dei campioni che usi tipo soltanto per l'arena, punta molto sulla velocità. Per Venere, sì, capisco. Il problema è che non hai ancora gli stendardi. Quindi comunque nella sala maggiore adesso inizia ad occuparti soltanto della precisione. Cioè ne alzi uno fino a 4, poi tipo ne alzi un altro fino a. Oh, comunque vai 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Alzali tutti. Robar è lentissimo, sì. Infatti io non gli metterei magari troppi set velocità, scusate. Però perché la velocità è percentuale, quindi 12% di 87 non è comunque 12. Però andrei a mettergli molta velocità come sottostatistiche, se lo dovessi usare in arena. Quindi dovresti provare ad aumentare la velocità in arena, ma soprattutto ad aumentare il tasso e il danno, tipo di Norog o di Kael o di Rasin o di chiunque tu voglia usare, perché quello che deve picchiare tutti quanti i nemici deve avere tanto tasso e danno.
No, Holrin, non sei assolutamente l'unico, anch'io ho avuto serie difficoltà con i leggendari all'inizio, praticamente per i primi 7 mesi non ne avevo neanche uno, perché quei tre che avevo trovato erano tutti e tre molto deboli e quindi non li usavo. Farmacista ti ha appena seccato Protoss. Se riesci a mettere manufatti a roba a Rasin e sistemare quello che erano infatti. Allora, no, non posso perché ci metterei troppo tempo. Però comunque fallo tu. Anche perché, ragazzi, il divertimento è quello di giocare il gioco in prima persona. Un attimo, che riparti dall'ultima pubblicità. Ok, non ce la saranno più, credo. Il bello è quello di giocare in prima persona, di andare qua e cercare di far quadrare le cose con i manufatti. Se vi faccio tutto io, poi non c'è il divertimento. Ah, un altro consiglio che ti do: hai molti manufatti qua. Inizia a portarli all'8, quindi potenziali tutti per arrivare fino al livello 8, così intanto vedi dove vanno ad aumentare le tue statistiche, così vedi su chi usare particolari manufatti, tipo se c'è un manufatto del set velocità che abbia, non so, tasso decisivo e difesa percentuale, tu lo porti all'8 e vedi se ti aumenta di tipo di 2 volte il tasso decisivo, allora sarà un manufatto che tu andrai a mettere ad un campione di tipo attacco. O a un campione tipo difesa che faccia molti danni. Se ti dà 2 volte difesa percentuale, allora lo andrei a mettere a un campione difensivo. Ma finché non lo porti all'8, non lo potrai sapere. Quindi porta tutto quello che ti sembra buono a livello 8. Parlo con tutti, ragazzi, portateli tutti all'8. E in questo modo avrete, diciamo, una visione più completa dei manufatti che avete. Quindi io per l'arena ti consiglierei intanto di iniziare da qui e secondo me potrai migliorare molto aumentando il tasso e il danno di Norog o di chiunque tu voglia usare per fare tanti danni. No, sto pensando che forse Rasin non va bene. Cioè, non va benissimo. Perché? Perché i tuoi unici attaccanti sono Rasin e Re della Montagna. Sarebbero Rasin e Re della Montagna entrambi rossi. Siccome potrebbero esserci dei nemici verdi. Se con uno dei due, tipo con Rasin, vai a fare un colpo debole, quel nemico magari resta in vita, tutti gli altri tre sono morti, però comunque il Re della Montagna non riesce a uccidere un nemico verde perché magari è molto forte, perché con lui fa troppi colpi deboli. Quindi io ti consiglierei di cambiare colore. Quindi se hai il Re della Montagna, che ti piace molto, lo vuoi continuare a usare in arena, fai pure, però l'altro usalo di un colore diverso. Però facendo come dici tu, non avrei nessuno che riduce attacco. Sì, lo so, però al momento è molto meglio avere un campione a livello 60 come Venere in arena piuttosto che Cavaliere Cervino che al 50 magari ti muore con un colpo. Quindi intanto, cioè nel frattempo che cerchi di portare Cavaliere Cervino al 50, vai su Venere. Io Venere l'ho vista usare in arena ed è fortissimo. Vediamo se hai altri campioni qua sotto. Avresti anche Moli in realtà. Però Moli non la usare per adesso, perché Moli ti serve. Allora, ti serve comunque un acceleratore, cioè Gorgorab, uno che ti metta la riduzione di difesa, che sia Venere o Cavaliere Cervino, quindi siamo a due al momento. Poi se metti Moli come terzo campione che possa tenere a bada i nemici, il quarto campione che devi usare nel team deve ucciderli necessariamente. Se fallisce, tu magari puoi perdere. Quindi quello che devi fare è, per adesso tienila in panchina, Moli. E vai con i due campioni in grado di fare molto danno. Perché altrimenti non riesci a uccidere tutto il team nemico con un solo colpo. Vediamo se c'è qualcun altro di molto forte in arena. Comunque i nomi ci sono qua. Ci sono molti campioni molto forti. C'è Kantra che è molto forte. C'è Luria che è molto forte. C'è Bracus. C'è Mago del Mausoleo. Hai molti campioni forti, eh? Poi, come mi dicevi, hai trovato oggi Cavaliere della Luce. Hai anche Corno Nodoso, ma finché hai Moli, io ti consiglio di usare Moli. Anche senza Tommy va benissimo. Corno Nodoso, comunque, tienilo per le cripte di fazione. Diversi doppioni, guardiamo in cripta. Ok, lei la togliamo dalla cripta. Inizia a usarla. Guardati il video che ho fatto oggi e inizia a usarla.
Vediamo se c'è qualcuno dei rari che può essere interessante. No, direi di no. Direi che sembrano tutti polli per il resto. Ciao Marsal. Ok, quindi per arena al momento fai così, poi quando porterai Cavaliere Cervino al 60 magari rimetterai appunto Cavaliere Cervino, che comunque sembra buildato molto bene per essere al 50, sia per la vita, sia per la velocità, sia per tasso e danno, sia per la precisione. Fantastico, l'hai buildato molto bene, devo dire. Perché? Perché hai messo soltanto set, velocità e precisione, infatti hai fatto benissimo. Su tutti gli altri prova a mettere pure, anche su Gorgor avevi fatto molto bene a mettere 3 set velocità. Su Norog magari fai la stessa cosa, metti più set precisione. Ok? E cerca di rimuovere questa. Era lui che. Sì, questa corazza precisione. La cripta è fatta solo da polli per le cripte. Lo dici di sacrificare direttamente. Allora, gli epici magari puoi tenerli per le cripte, ma magari qualcuno per le cripte può essere carino. Magari avevo fatto un video dove. Recensivo velocemente tutti i rari, magari riguardalo e vedi se ci sono, se ce n'è qualcuno di carino per le cripte, tipo ti dico subito Mirmidone è uno molto carino per le cripte. Però ti ho tolto dalla cripta Anima Arcaia, lei. Ho fatto un video oggi, guardalo, perché lei può essere usata contro fino a Ragno 20 e fino a Cavaliere Pirico 20 in particolare, poi comunque anche nelle altre roccaforti, ma in particolare su quelle è molto molto forte, soprattutto con un set stordimento. E no, allora io ti consiglierei la corazza, come ti ho detto prima, siccome ti dà soltanto qua, ti dà 50 di precisione, se tu già metti un set precisione, solo col set te ne danno 40. Quindi 40 vanno benissimo per iniziare. E in più hai una corazza difesa percentuale che ti aiuta a mantenerlo di più in vita, quindi aumentandogli la difesa, e anche a fargli fare più danno perché comunque è un campione di tipo difesa. Non sacrificate mai la difesa, il valore percentuale che ci sta come statistica primaria della corazza, perché 50% di difesa è tantissimo, lui ha 1300, cioè stai sacrificando in questo momento 650 di difesa, mettendogli un set difensivo. Ti dà il 15% di difesa. Quindi tu guarda che cosa stai facendo. Con questo set difensivo, tu metti il 15% di difesa e poi qui 50 di precisione. Se invece cambi questi due pezzi e metti un set precisione con la difesa percentuale qua, perdi 10 di precisione perché passi da 50 a 40, però guadagni il 35% di difesa perché passi dal 15% al 50%. Quindi ragazzi, non sottovalutate i set precisione, perché sono molto molto forti. Quindi per l'arena fai così, ora vediamo per le roccaforti. Allora, abbiamo detto per il drago, voglio vedere intanto il team che usi. Per fare la fase 17, che la fai in un tempo ottimo, devo dire. Ok, perfetto, il team è molto buono. Contro drago, allora, contro la fase 18, hai problemi nei primi due round, cioè non riesci ad arrivare al boss, oppure hai problemi proprio contro il boss? In ogni caso manca qui un farmacista, secondo me. Quindi potresti tipo togliere Norog e mettere farmacista. Farmacista sarà un altro da portare al 60. O farmacista o Gorgora. Comunque qualcuno che possa curare gli altri. O comunque aiutarli con l'aumento di velocità. Oppure rianimarli come fa Gorgorab. Perché ok che hanno dei set rubavita, ma se ti uccidono non ti puoi più curare. Non arrivano tutti al boss. Fantastico, perfetto. Allora, una cosa che puoi fare è mettere Gorgorab. Così se qualcuno ti muore. Lo rianimi subito, però Gorgorab ovviamente andrà portato a livello 60. Altrimenti, e contro il rosso hai problemi perché ci sono dei blu. Quindi magari potresti togliere. Togliere Keol, non lo so. Perché ho visto che comunque c'è Autar, ma è ancora a livello 50.
Comunque io ti direi, puoi togliere anche Rasin e mettere per esempio Tyrell. Ok, che Rasin ti dava, Tyrell ti dava l'aura, vediamo se Venere ha un'aura per le roccaforti, perfetto, ti aumenta comunque la vita. E quindi potresti mettere Rasin, però ho visto che lo dovevi ancora finire di buildare. E poi uno come farmacista o come Gorgorab, che magari verrà preso di mira, quindi dovrebbe resisterti un po' di più. Altrimenti si potrebbe togliere anche Kael. Tu avresti anche Mago del Mausoleo, che è molto forte. Mago del Mausoleo sarà uno da portare al 60 quasi il prima possibile. Comunque darei la priorità a Gorgorab. Però poi c'è Mago del Mausoleo che va portato al 60. Cavaliere della Luce per boss me lo consigli? Sì, molto carino. Molto carino perché ce l'ha anche The Tilter, quindi ora lo dico anche a lui. Cavaliere della Luce fa anche parecchi danni, ma parecchi parecchi. Vediamo se lo trovo. Eccolo. Allora, Cavaliere della Luce fa anche parecchi danni. È molto forte anche contro Pirico perché con la prima attacca 3 volte e riduce il contatore di turno. Con la terza poi mette l'aumento di difesa e mette anche il rianima dopo morte. Ogni 4 turni per 2 turni. E con la seconda ovviamente piazza anche il riduce attacco. Ogni 3 turni per 2 turni. Quindi comunque servirà magari qualcun altro che lo possa aiutare a tenerlo attivo il 100% del tempo. Però Cavaliere della Luce è molto carino. Anche contro il boss. Ho i problemi a fare ragno 18-19. Una volta fatti a mano 20 easy. Sì. Questa è una cosa giustissima, grazie Junction. Allora, siccome il 18 e il 19 non li devi fare per gli obiettivi in automatico, non li devi fare in automatico, potresti anche fare la fase 18 e la fase 19 manualmente, tipo una sola volta, e vedere se riesci a fare direttamente la 20. Io in realtà ho avuto parecchie difficoltà con la 20, nel senso che con i manufatti che avevo ancora non riuscivo. Quindi mi sono fermato alla 19, riuscivo a farla in automatico anche in un tempo molto basso. E quindi mi mettevo a farmare la 19. Tanto comunque non escono molti manufatti 4 stelle. Quindi se riesci a farla una volta la 18, visto che è rosso e tu hai parecchi campioni blu, molto importanti anche perché sono al 60, salta direttamente la 18 e prova la 19. Non consigli Cuor Glaciale che è al 60. Cuor Glaciale è molto fragile come campione. Vediamo com'è la tua. Ecco, 26.000 di vita è bassissima, 1200 di difesa è bassissima, velocità è bassa pure, tasso e danno vanno benissimo, precisione va bene, però appunto è molto fragile, quindi a meno che tu non metta un campione come Gorgorab, è inutile portare Cuor Glaciale perché ti morirebbe subito. Quindi innanzitutto porta Gorgorab al 60, però in realtà Cuor Glaciale si usa per le speedrun, cioè quando hai un team che fai i primi 2 round così velocemente che i nemici neanche ti attaccano. Allora Cuor Glaciale non rischia di morire e quindi tu la metti e fa quello che deve fare contro il boss, fortissima e tutto quello che vuoi. Però finché non hai un team molto molto solido, non la portare perché ti morirebbe subito. Allora, visto che ho già Tyrell, potrei sostituire Cervino con Cavaliere della Luce. Visto che hai già Tyrell, sì. Sì, certo, perché Cervino fa danni in base all'attacco. E siccome comunque gli devi potenziare la difesa, meglio un campione di tipo difesa. Potresti provare così, sì, esatto. Io purtroppo devo andarmene. Tu entra lo stesso. Oddio, Taita, mi spiace. Che dopo scarico la live e vediamo cosa mi consigli. In ogni caso, entro al massimo domani mattina io ricaricherò la live sul canale YouTube. Quindi in caso puoi guardarla da là. Visto che il boss è rosso, andrebbe bene anche Rissaiolo. Sì, giusto, c'è anche Rissaiolo, però forse. No, no, è al 60. Non lo so. Io non ho Rissaiolo occulto, quindi non l'ho mai provato contro Drago. Non so come possa andare perché nei primi 2 round è praticamente inutile. Magari Titan, se vuoi, ti faccio per ultimo. Così magari se riesci a tornare in tempo prima delle 7, magari guardi in live. Esatto, anch'io usavo Cuor Glaciale fino alla 17 e mi moriva spesso. Poi ho messo Tiranno Ixlimor, ho fatto 20. Sì, perché Tiranno mette la protezione alleato e quindi magari ti sopravvive di più. Mugghiante si può usare al posto di Rasin nel ragno? Allora, usare nel ragno sicuramente sì. Al posto di Rasin,
Sì, comunque sì. Perché Rasin quello che fa contro il ragno è mettere, riduci difesa e indebolimento. Con la seconda. Ok, che è del 60%, quella di Mugghiante è soltanto 30%, però comunque Mugghiante ti può essere utile anche perché se gli metti un set stordimento puoi anche stordire tutti i ragnetti. Li puoi rallentare perché mette anche il riduci velocità, quindi sì, perché no? Eh sì, Stefox, immaginavo, è molto buono contro il drago, ma contro le ondate è abbastanza inutile. Quindi se hai problemi nei primi due round, nelle due ondate di nemici, allora non va bene Rissaiolo occulto. Però poi contro boss ti servirà a fare danno in base alla vita, quindi magari un avvelenatore ci starebbe. Comunque c'è anche Sventura che è molto forte contro Drago, perché contro, nel terzo round, quindi contro il Drago in sé, ti rimuove i debuff, aumenta anche l'attacco, quindi ti fa fare più danni e in più ti cura tutto il team. Quindi molto molto forte. Oppure, come ti ho detto, prova comunque con Gorgorab, lo porti a livello 60 e sperando che non lo facciano fuori. Oppure, altrimenti, Farmacista che magari velocizza tutti, può anche curare. E potrebbe aiutarti pure lui. Sì, Black Razor invece usa Banshee. Eh sì, stessa cosa, stessa cosa. Giudice è buono contro ragno. Giudice chi è? Si chiama giudice o si chiama giudicatore come la leggendaria? Cioè quello là degli Elfi Oscuri? Lui. Ok, allora lunedì mi arriva il moltiplicatore. Ok, ti metti a farmare, fantastico. Ok. Quindi vediamo adesso per le altre roccaforti. Per esempio, picco del golem glaciale, voglio vedere come lo affronti perché in teoria hai tanti campioni molto utili. Allora, te ne toglierei almeno un paio. Usi Fellhound, cane infero in italiano, ok. Sì, lui può essere carino, ma devo vedere come l'hai buildato. No. Su di lui va molto bene un set stordimento, perché con la prima attacca tutti i nemici. Io lo uso nelle cripte di fazione dei demoniaci ed è molto carino. Perché comunque mette anche il rifletti danno, quindi può essere molto carino anche contro Cavaliere Pirico. Però qua deve avere il set stordimento, assolutamente. No, invece di cane infero. Allora, io toglierei almeno questi due. Io, se, il consiglio che vi do, ragazzi, ve lo ripeto sempre. Intanto andiamo con la 15 perché la 14 la fai già. Il consiglio che vi do è quello di togliere i campioni d'attacco. Contro Golem Glaciale, se volete farlo, mettete gli altri, quelli più difensivi. Quindi in questo caso io metterei Venere. Innanzitutto. Ti serve sempre un campione che possa ridurre la difesa di tutti i nemici. Quindi uno tra Cavaliere Cervino e Venere, mettilo sempre. Poi potresti contro Rosso, direi di no, Norog. Potresti mettere addirittura Cervino stesso, ora vediamo per Laura. E poi come quinto campione potresti mettere al solito o Farmacista o Gorgorab, anche se il boss è rosso, se sono abbastanza difensivi sopravvivono comunque. E anche Armigero, potresti mettere anche Armigero, però alla fase 15 andranno tutti portati comunque al 60. Se vuoi continuare, tutti al 60. Picco non lo faccio da un po', cane infero. Ah, ok, però comunque tra un po' magari avrai l'obiettivo di fare la fase 15, no? Però forse ti manca ancora tanto. Quindi visto che comunque Golem non è il massimo per i set che dà, puoi tranquillamente lasciarlo stare. Comunque, se vuoi farlo, passa soltanto a campioni che si sanno difendere. Sì, Junction, ho visto, ho visto. E serve Taurus ed era per quello che vi dicevo l'altra volta quando ho aperto le gemme e quando ho aperto le schegge ho trovato un Taurus. Ho detto magari poi in futuro mi potrà servire proprio perché avevo visto il suo video in cui faceva Drago a quella velocità lì. Cavaliere Pirico. Anzi no, partiamo prima dal ragno, perché ha molta priorità perché ti mancano tanti stendardi. Devi fare la fase 13. Allora, beh, il team non sarebbe malissimo.
massimo, forse. Cioè, ci sono dei campioni che comunque vengono utilizzati contro ragno. Vediamo al solito di ordinarli in modo corretto e vediamo cosa possiamo fare. Quindi forse... Allora, Venere è fortissima. Venere è fortissima perché mette brucia HP su, diciamo, metà dei nemici finché non le metti i tomi. Però dopo è fantastica perché lo mette su tre quarti dei nemici che si bruciano da soli e quindi è molto facile fare ragno con Venere. Prima o poi a questi livelli... Io l'ho usata fino al livello 15, mi pare, fino alla fase 15, ma tra un po' sventura si potrebbe anche togliere. Kaol non mi piace contro ragno. Ci sono degli starter molto più forti di lui, tipo Elayne per esempio. Io metterei comunque farmacista per curare un po' gli altri. Tyrell non lo so, Tyrell non lo userei forse. Perché comunque hai già Venere che ti rimuove la difesa. Sicuramente userei Armigero. Serve qualcuno che possa rallentare il boss. Cuor glaciale riesce a rallentare? No, mi pare. No. Chi rallenta il boss? Cavaliere Cervino. Cavaliere Cervino con la prima riesce a rallentare il boss. Quindi addirittura potresti andare forse così, però forse ti serve qualcuno che tenga a bada un po' di più i ragnetti. O che faccia loro danno, perché così non c'è nessuno che fa danno ai ragnetti. A parte Venere, dico, col brucio HP. Ci vorrebbe un campione con molti danni ad area. Ok, Kantra può essere molto carina contro ragno. Luria potrebbe congelarli, però anche se non molto spesso, diciamo. Ragno, tu hai ragno. Un attimo, mi ricordo le destrezze che fa. Attacco un nemico, ci viene. Ok, niente. Attacca tutti i nemici, riduce di un turno la durata di tutti i buff, non importa. 50% di probabilità di piazzare un debuff, riduce attacco ogni 3 turni con i tomi. 60% di possibilità di piazzare un debuff, riduce difesa su tutti i nemici. 30% di possibilità di piazzare. No, allora lui senza tomi non mi piace. Quindi se sei a corto di tomi, lascia stare per ragno. Due gemoni del team in difesa. No, te l'oscura, lasciatela stare, ragazzi. Non ha senso puntare su di lei perché non è affatto buona. Cioè, magari vi può aiutare nelle prime fasi, però non la porterei mai al 60 soltanto per fare ragno, che tra l'altro non lo fa neanche benissimo. Ah, vero, c'è lei, c'è lei. Se le trovassi un set stordimento, potresti tranquillamente usarla contro ragno. Magari non so al posto di chi, sarebbe da vedere. Però in questo modo tu avresti uno che ti riduce la velocità del boss, Cavaliere Cervino. Due che tengono a bada il contatore di turno del boss, tra Armigero e Cuor Glaciale. Ti servirebbe però qualcuno che tenga a bada i ragnetti. Farmacista può curare, però se i nemici comunque ti attaccano molto, ti mettono molti veleni, i campioni ti muoiono. Ci sarebbe anche corno nodoso per poterli provocare, soltanto che gli serve uno come farmacista che lo curi. Potrebbe usare Rasin, Moli. Soltanto che il loro problema, il problema di Rasin, è che attacca sempre un solo nemico. Ha l'ultima destrezza, 7 turni di tempo di ricarica, in cui attacca tutti quanti. Però già comunque il riduce difesa c'è, lo mettono già in due. Quindi Rasin sicuramente no. Moli non lo so. Moli potrebbe anche rianimare, quindi potrebbe in realtà essere carina. Provo ogni 4 turni. Il fatto è che provo ogni 4 turni. Corno nodoso provo ogni 3 turni. Però lei può rianimare. Ci sarebbe un po' da pensarci.
Trovato stivale 6 stelle leggendario del 7 velocità, statistica principale HP flat, oddio. Tranquillo che ne troverai tantissimi. Ne troverai tantissimi, non ti disperare se... se ne trovi uno, ti capiterà di trovarne davvero tanti. Quindi comunque, allora, hai molti campioni molto forti contro il ragno. Vanno soltanto messi insieme in modo giusto. Per esempio qua hai due che fanno... che mettono il reduci difesa. Però Venere mette anche brucia HP, lui rallenta anche il boss e mette anche e riduce attacco su tutti i ragnetti. Quindi Cavaliere Cervino comunque è molto forte. Venere è molto forte pure. Ti servirebbe tipo un mostro malcreato per risolvere la situazione, mi sa. Non so se vedo altre alternative. Non mi pare. Potresti fare diverse prove, però non so chi rimuoverei tra di loro. Potresti provare a togliere uno tra Armigero e Cuor Glaciale per vedere, soltanto che il boss poi si prenderà qualche turno in più. Gorgrav forse è meglio di farmacista, non lo so, può darsi, può darsi. È che farmacista ha anche una buona aura dove aumenta la difesa, quindi io lo metterei tipo come leader. In ogni caso sarebbero entrambi da portare al 60, anche Stagnite, Cavaliere Cervino e anche Armigero, tutti e quattro da portare al 60 sicuramente. Quindi diciamo sì, sul quinto puoi fare delle prove, tipo togli uno tra Armigero e Cuor Glaciale. E potresti mettere qualcuno che tenga a bada tutti i ragnetti tipo Moli o tipo Corno Nodoso o tipo Cantra e fare delle prove. Soltanto che appunto dovrei portare ormai tutti al 60, altrimenti ti muoiono facilmente. Ciao Xe, mi ricordi di bere? Grazie mille. Ah, perfetto Titan, perfetto, tra poco arriviamo. Ah, devi scappare. Ok, perfetto. Perfetto, a dopo FIFA. Ciao. Cioè, a dopo, alla prossima, diciamo. Si tanca bene i ragnetti. Ok, però tutti i video che abbiamo visto finora, noi, tutti i video che sono usciti di Cantra all'inizio, avevano quel bug grafico che praticamente veniva mostrata la sua barra della vita quasi sempre piena, cioè come se si curasse tantissimo. E in realtà poi tipo con un colpo di un ragnetto moriva dal nulla. In realtà non era un bug del tipo che... Era come se il ragnetto avesse tocco letale, appena tocca Cantra muore. Era comunque, grazie FIFA, era comunque un bug grafico del tipo che in realtà la vita di Cantra era più bassa, però la si vedeva comunque quasi sempre piena. E quindi poi moriva con un colpo, ma in realtà era perché non riusciva a curarsi. Quindi all'inizio sembrava molto più forte contro il ragno, ora non lo so. Però comunque in ogni caso è sempre molto forte. Quindi potresti provare con questi tre campioni qua e vedere come... Sì, diciamo quale di tutti è migliore, che comunque poi andando avanti cambierà anche il colore, quindi in base al colore poi deciderai quale mettere. E passiamo adesso al boss del clan, che avevo visto che c'era un team interessante. Allora, il boss era brutale. Usi Vrask, usi Rissaiolo, però c'è Cuor Glaciale che io intanto farei subito fuori. Perché metterei una Banshee gelata al suo posto, sì, questo sicuramente. Tyrell è ottimo per mettere sia il Reduce Attacco che anche il Reduce Difesa, viene aiutata comunque anche da Venere, che mette anche Brucia HP, che mette anche Indebolimento, fantastico. E probabilmente toglierei Vrask e metterei uno tra... un curatore comunque. Anche se forse ci vorrebbe più di un curatore. Quindi intanto sostituirei Cuor Glaciale con Banshee gelata, che dovrei buildare bene, dovrei portarla al 60. Sotto la panca la Cantra muore sempre. Allora, Banshee al momento sembra buona. No, la velocità
La velocità è bassissima, la difesa è bassa, è ancora al 50, ma in ogni caso la difesa è molto bassa. Ah, non ha gli stivali, ok. Vediamo. E anche qua precisione. E vita percentuale. Quindi intanto porta al 60, qua dovrei mettere comunque difesa percentuale. Senz'altro. E dovrei aumentare la precisione, vediamo se questo è preciso. Ah, perfetto. Quindi se la porti al 60 hai già lo standard precisione. E quindi puoi togliere questa corazza e metterne una difesa percentuale. Ecco, la panca verde la vedo dura. Perché Cantra farà tanti colpi deboli sulla panca verde. Quindi sicuramente Banshee gelata al posto di Cuor Glaciale. Poi al posto di Vrask io metterei uno tra Farmacista o Gorgorab. Ma io ti direi Farmacista. Perché? Perché non hai comunque un campione che ti dia contrattacco. Quindi la strategia migliore che puoi usare, se non hai uno come tipo Frangiteschi che metta contrattacco su tutti, è fare uno speed team. Cioè un team tutto basato sulle velocità. Più veloce è, e meglio è. Quindi secondo me Farmacista ti può essere molto molto utile. Però dovrai aumentare di molto la sua velocità. La vita è molto buona per essere al 50. La difesa è migliorabile. Però comunque fai molta fatica con gli standard, quindi dovrei fare molto ragno per migliorare. Schiantabare puoi anche sacrificarlo, adesso non ti servirà più visto che hai comunque Tyrell che ti mette riduce attacco con la prima destrezza. E niente, per il resto li lascerei così. Quelli del vostro clan, il team va molto bene. Vediamo se hanno tutti rubavita. Lei sì, Banshee gelata ce l'ha, Tyrell ce l'ha pure. A farmacista non serve perché comunque si curerà da solo. Vediamo però se hai, se hai rubavita su tutti, magari non ti serve mettere farmacista. L'altro è il Rissaiolo che ha comunque rubavita, quindi non ti serve mettere farmacista. Potresti mettere uno come Rasin. Quindi Vrask è inutile se tutti gli altri hanno rubavita. Non ti serve un curatore. Quindi io metterei Vrask. Scusami, io metterei Rasin perché fa molti molti danni, soprattutto però se è buildato con tanto tasso e danno. Cioè inizia a dare priorità al tasso mettendogli magari tasso decisivo sui guanti. E difesa percentuale, ok, sulla corazza c'è. Poi avresti due avvelenatori, chi ti mette riduce attacco, riduce difesa, indebolimento, brucia HP, hai tutto. Ti servirà poi magari qualcuno che metta tipo aumenti di difesa o scudi, che però mi pare che al momento tu non abbia. In teoria avresti Mago del Mausoleo. Mago del Mausoleo è molto molto forte, quindi guarda per il quinto. Se con Rasin comunque il team ti muore molto presto perché non riesce a difenderti bene o comunque perché vorresti tipo evitare lo stordimento, Mago del Mausoleo potrebbe aiutarti perché mette il blocco debuff. Però in realtà, cioè, e mette anche l'aumento di difesa del 60%. Lui è molto carino, soltanto che poi, ok, non fa danno perché cura, questa praticamente non fa danno. Quindi io intanto ti direi, prova con Rasin. Buildalo meglio, aumentagli il tasso e il danno. E vedi come va. Scantabare fa un sacco di danni, però Scantabare praticamente serve soltanto per mettere il riduce attacco. Perché comunque il brucia HP lo mette già Venere. E il brucia HP di un leggendario fa più danni di un brucia HP di un raro. E quindi toglierei assolutamente Schiantabare. Cioè non lo userei affatto, lo sacrificherei addirittura perché ormai non gli serve più niente. Ma terrei Tyrell perché è molto più forte. Un Polentino farmacista, sì, questo è vero. Però no, non serve, non serve farmacista, può andare tranquillamente di Rasin. Abbiamo saltato Cavaliere Pirico. Andiamo a vedere Cavaliere Pirico perché hai molti campioni forti per Cavaliere Pirico. Per quando ti servirà che dovrai fare la fase 15 o comunque ti servirà perché dovrai prendere un set stordimento per Anima Arcaia. Quindi comunque usavi il cane infero, però al momento magari no. Allora, ti dico tutti quelli forti che ci sono contro Cavaliere Pirico. Poi tu in base al colore e in base ai vari ruoli dovrai scambiarli.
Cavaliere Cervino attacca due volte, giusto? Sì, quindi Cavaliere Cervino è molto forte. Poi c'è di quelli che non hai ancora messo. Gorgorab ti può aiutare a riportare in vita qualcuno che muore, quindi potresti anche tenerlo anche se attacca una sola volta con la prima destrezza. Lui può essere molto carino, proprio per il rifletti danno, per il fatto di riuscire a togliere già 5 punti di scudo al boss, soprattutto se non hai un campione che ti dia contrattacco. Poi c'è anche Farmacista, che è molto forte, anche contro blu, anche contro rosso, scusami. Armigero, fortissimo. Poi c'è anche lui che è molto forte. Lui è molto molto forte contro Cavaliere Pirico. Poi c'è anche lei che può essere carina, soltanto che magari dalla fase 15 in poi iniziamo a puntare a qualcuno un po' più forte. Poi c'è lei. C'è Fascino. Fascino è davvero fortissima. Anche tenendola al 50 può fare la fase 20 di Cavaliere Pirico. Quindi comunque quelli forti ce li hai. Anche Mago del Mausoleo. Contro Cavaliere Pirico, ragazzi, è importante. Uno che metta il riduci velocità sul boss. Quindi qua, ok, può farlo Catun, soltanto che ha tipo il 25% di possibilità. Quindi preferiamo qualcos'altro se c'è. Tipo Mago del Mausoleo, vediamo quanta percentuale ha. 30% con i Tomi 50%. Quindi ridurre la velocità al Cavaliere Pirico e ridurgli il contatore di turno. Che lo fanno sia Cuor Glaciale che Fascino. Catun ha poche possibilità in realtà di farlo. Lo fa Armigero. Anche Cavaliere Cervino mette la riduzione di velocità, quindi si potrebbe usare lui per la riduzione di velocità. E anche Rasin, che azzera il contatore di turno. Anche Animar Kaia, che potete vedere nel video che ho fatto oggi, che ho fatto uscire poco prima della live. Lei l'ho provata su Cavaliere Pirico 20 ed è fortissima lo stesso. Andate a guardare quello che mi ha fatto fare, perché è davvero assurda. Sì, i bruciacapi fanno 50k i campioni rari e 75k quelli dei campioni epici e leggendari, grazie Stefox. No, i veleni dipendono dalla difficoltà del boss. Mi pare che a un certo punto, fino a un certo punto, forse tipo fino a brutale, non ricordo, fanno 20k quello piccolo, quello del 2,5% e 40k quello grande. Poi da, non ricordo se da brutale o da incubo in poi, fanno 25k e 50k, quindi fanno più danno all'aumentare della difficoltà del boss. Però comunque poi si fermano a 25k e 50k. Quindi per Cavaliere Pirico si è messo molto molto bene, hai tanti campioni forti. Poi si tratta di mettere uno che riesca a mettere a riduci velocità, due che riescano a tenere il contatore di turno del, due o anche più in realtà, che riescano a tenere il contatore di turno del boss basso. Poi uno magari che metta anche riduci difesa se vuoi farlo un po' più velocemente, ma non è necessario. E magari qualcuno che ti possa curare o rianimare i campioni se qualcuno muore durante tipo i primi due round. E magari qualcuno che possa tenere a bada i nemici durante i primi due round, perché se non li fai attaccare è molto molto più facile. Quindi entrano in gioco magari campioni come Cavaliere Cervino che riduce l'attacco a tutti quanti, oppure Animar Kaia stessa che con un set stordimento li può stordire. Eccetera eccetera, insomma. Quindi dovremmo aver finito. Abbiamo visto l'arena, abbiamo visto le roccaforti, abbiamo visto il boss. Questo era l'account di The Tilter. E adesso passiamo a quello di Titan. Devo anche andare un po' più veloce perché altrimenti passa troppo tempo. Ok, quindi adesso loghiamo nell'account di Titan. Titan, ci sei ancora, giusto? Dai, dai, che ora vediamo. Non penso che sia messo così tanto male.
Ok, adesso quindi vediamo. Cerchiamo di vedere un po' tutto. Vediamo, ma non penso, perché mi pare che qualche campione carino ce lo avesse. Infatti non ci pensa proprio. Allora, questo è un account del 101° giorno. Vediamo gli obiettivi. Vinci 50 medaglie d'argento o d'oro nell'arena classica, quindi bisogna fare un po' più di arena. E siamo allo stesso punto dell'altro, mi pare. Dell'altro account appena visto. Era nella seconda parte, sì. Poi tutto il resto dovrebbe essere abbastanza facile, fino ad arrivare all'ultimo obiettivo qua, che è quello di Argento 2. Vediamo innanzitutto nella sala maggiore come siamo messi. Ok, quindi hai messo uno ovunque, hai fatto benissimo. E ora stai iniziando con la precisione, quindi fin qua va benissimo. Mi faresti un confronto tra Nasana e Peidma al volo? Hanno due ruoli diversi, Nasana e Peidma. Nasana si occupa, cioè, di difendere gli altri, quindi lei fa soltanto difesa degli altri, quindi riduce l'attacco dei nemici e mette protezione alleato. Peidma può comunque fare, occuparsi di difendere gli altri, riducendo l'attacco dei nemici, però fa anche molto danno. Peidma io adesso la uso, come, campione stabile nel mio team Ultra Incubo, quando è viola, quando è blu, non ricordo anche per quale altro colore. Quindi Peidma buildata con tanto tasso e danno può fare davvero tanti tanti danni. Nasana invece non fa danno, però mette anche la protezione alleato. Per il resto è meglio Peidma, secondo me, nel mettere la riduzione d'attacco, perché lo mette con la prima destrezza e lo applica su tutti i nemici. Nasana invece non ha il 100% di possibilità e lo mette con la terza destrezza, quindi non può farlo tutti i turni. In più, Peidma è viola, quindi va bene con qualsiasi colore, Nasana invece è rossa. In arena sono sceso parecchio di proposito, ok, finché non avrò una squadra migliore. Allora, smetti di scendere di proposito, te lo dico subito, perché tra pochi giorni, quando uscirà la patch di agosto, hanno detto che sistemeranno il problema di tutti i team pieni di livelli 60 leggendari che ci sono in bronzo e in argento. Quindi torna a vincere perché tra poco potrei salire molto più facilmente di grado. Andiamo a vedere, appunto. No, no, non voglio pagare niente. Ho sbagliato a cliccare. Andiamo a vedere in arena. Sei sceso di nuovo a bronzo 2. No, 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 non va bene, non va bene. Sei sceso troppo. Appena finiamo con la live, metti subito il team di prima. Assolutamente, perché sei sceso davvero troppo. Non va bene scendere così tanto. Perché, ok, che devi fare delle vittorie. Però tu adesso devi fare delle vittorie. Allora, prima cosa devi fare delle vittorie in argento. Quindi ti serve almeno essere in argento 1 per poter continuare con l'obiettivo. 2, se sei in bronzo 2, prendi le medaglie di bronzo che valgono molto meno delle medaglie d'argento. Quindi se vuoi scendere un po', ok, ma resta in argento comunque. Vediamo il team che usi in arena. Ok, allora Prince Kaimar è molto particolare. Vediamo adesso come poterlo usare al meglio. Ok, vediamo dopo tutti i campioni. Intanto voglio vedere a che punto sei arrivato in generale. Allora, Roccaforti, Antro del Drago, fase 13. Ok, vediamo il picco del Golem Glaciale, fase 10. Cavaliere Pirico, fase 10. E Ragno, fase 8. Ok. Il boss invece affronti il brutale, ok. Vedo dei bei campioni qua. Allora, il team ti posso dire subito che va molto bene, secondo me. Ci sono due avvelenatori, uno che riduce l'attacco, uno che cura, uno che mette contrattacco, è fantastico. Il team è fantastico, quindi per aumentare un po' i danni bisogna vedere l'equipaggiamento, i manufatti. Ah, in argento ci resti poco. Ora vediamo come poter migliorarlo. Allora, intanto vediamo se. Allora, qui vediamo. C'è Keol, Prince Kaimar, Frangiteschi, Unici 3 al 60. Allora, devo dirti che per
Per avere soltanto questi tre campioni al 60 sei messo molto bene, nel senso sei arrivato già a un certo livello delle roccaforti, va benissimo. Sei arrivato in argento nell'arena e va benissimo. Sei arrivato al boss brutale, che è fantastico. Quindi sei riuscito comunque a fare tanto, devo dire. Per essere arrivato al boss brutale stai facendo davvero tanto, perché i livelli 50 che usi al boss del clan ovviamente non hanno come che l'ultima maestria, il maestro bellico, e quindi sei già messo molto bene. Ora vediamo. Qua vedo comunque una Banshee gelata che prima o poi dovrei sostituire a Keol contro il boss del clan. Ok. Allora, qua vedo molti polli, soltanto tieni questo macellatore per le cripte di fazione, ti può essere molto utile. Tieni anche questo, Sogghigno si chiama in italiano, per le cripte di fazione può essere anche lui molto utile. Vediamo qua nella cripta, lei è molto carina, lei può fare anche parecchi danni. È un po' debole in realtà, un po' fragile, però può fare molti danni. Per il resto sì, sei stato abbastanza sfortunato con gli epici, tra Gelonia, l'orso, cannoniera, non sono molto forti. Hai corno nodoso, io te lo tolgo dalla cripta. E expalo perché ti sarà davvero tanto utile. Anch'io uso Kaimar in arena, lo faccio andare terzo dopo farmacista che velocizza, Cervino mette riduci difesa e attacco, lui addormenta tutti e rimuove eventuali buff, così il Nuke spazza tutto. Ti direi che io lo userei per quarto, non per terzo, perché lui ha, appunto, addormenta. Se il Nuker non dovesse riuscire a farli fuori tutti, li sveglia però. Quindi, ok, io posso... Magari posso immaginare che magari il quarto è molto lento, quindi ti conviene prima addormentarli, così poi i nemici si prendono un turno, sono addormentati quindi saltano un turno e poi tocca al tuo nuker. Quindi se è così ha molto senso. Altrimenti se il nuker attacca quando i nemici sono ancora addormentati, se ti succede molto spesso questa cosa, allora dovresti fare scambio di velocità tra di loro. Perché appunto Kaimar è fortissimo, sia perché può resettare, quindi se lo usi per ultimo resetta le destrezze di tutti. Se lo usi per ultimo anche, attaccando tutti i nemici con questa, li addormenta, quindi gli fa saltare un turno. Quindi se non li uccidi tutti con un solo colpo, col secondo giro di destrezze li fa fuori tutti. O comunque li, cioè, aiuta a farli fuori tutti. E poi rimuovi gli scudi e tutto il resto. Ah, perché rimuove tutti i buff, certo. Ha senso allora, ha molto senso. Sì, io purtroppo non ricordo tutto quello che faccio perché è un campione che non ho ed è fortissimo, davvero fortissimo. Allora, vediamo intanto come li hai buildati, ora vediamo tutte le velocità e vediamo come sono messi. Allora, Keol mi sembra ottimo in velocità, però ha molto poca vita, la difesa pure è bassa. Tasso è... Hai potenziato molto il danno e qua c'è un valore che non va bene assolutamente. Keol, se non ha precisione, non mette veleni e quindi non serve a nulla. Quindi la precisione andrà aumentata di molto. Ok, non hai uno stendardo con la precisione. Non hai un amuleto che ti possa dare precisione. Hai messo rubavita con attacco percentuale e qua danno decisivo. Allora, questo danno decisivo è sbagliatissimo perché comunque hai poco tasso. Non arrivi neanche al 50% di tasso. Quindi io ti direi togli questo danno decisivo e metti. O tasso decisivo, così almeno da farlo arrivare al 100%, perché è meglio avere 100 di tasso e circa 100 di danno, o poco meno, piuttosto che avere meno del 50% di tasso decisivo e troppo danno decisivo. Devi mettere tanta, tanta, tanta più precisione. Quindi allora fai molto drago, perché qua ci sono molti set velocità. Purtroppo non vedo degli stivali. Precisione, altrimenti ti avrei detto se avessi avuto degli stivali 5 stelle, velocità del set precisione, ti avrei detto cambia e metti un set precisione. Vediamo come sotto statistiche. Non hai precisione da nessuna parte praticamente. Quindi su di lui devi puntare molto di più sulla precisione. Ok.
Sì, devi fare ancora molto più drago. Ora vediamo, ti do dei consigli su come migliorare i manufatti, su cosa mettere, così la prossima volta che torni contro drago magari ci torni un po' più equipaggiato, riesci a fare qualche fase più alta. Però io già ti dico che il problema principale non sono tanto i manufatti contro drago, ma il fatto che non riesci ad andare avanti perché hai soltanto 3 livelli 60. Dovrai portare più campioni a livello 60, perché altrimenti non puoi andare avanti nelle roccaforti. Questo te lo dico subito. Poi Prince Kaimar. Allora, lui aveva velocità 185. Quindi Prince Kaimar è più lento, va benissimo. 175. Come statistiche su lui ci siamo. Almeno 30.000 di vita ci sono. Almeno 1.800 di difesa ci sono. Gli hai messo tanto tasso, va bene. E però anche a lui serve la precisione. Perché lui deve mettere questi debuff sonno, come diceva Marco. In più può anche piazzare dei veleni. Quindi la precisione a lui servirà tantissimo. Quindi se vuoi, visto che qua vedo che c'è un set rotto, se vuoi togli questa corazza e togli un altro manufatto che non è messo molto bene, diciamo, e metti un set precisione. Potresti usarlo anche dal boss, un attimo che vado a rivedere. Attacca tutti i nemici, piazza un debuff veleno se l'attacco è decisivo. No, non lo so, cioè questa è molto forte. Soltanto che tu hai due degli avvelenatori più forti che ci siano nel gioco, cioè Banshee gelata e Cranacciaio. Quindi non so se ti serva Prince Kaimar. Io purtroppo non l'ho mai visto contro boss del clan, quindi non so se sia così tanto forte, questo non te lo so dire. Potrei informarmi comunque. Poi hai Frangiteschi, che è messo bene, sia vita che difesa, ottimo. Velocità bassina, però ci sta che sia più bassa di quella di Kaimar. Precisione non importa su di lui. Tasso e danno prima o poi li aumenterai, però al momento pensa soltanto alla vita e alla difesa su Frangiteschi. Non hai trovato neanche un anello. Oh no, un anello c'è, però è attacco. Ok. Poi, farmacista. Ok, farmacista è molto veloce, ottimo. La vita c'è. La vita è molto alta per essere al 50. La difesa in realtà può andare bene perché è ancora al 50. Ok, per il resto va bene. Ciao Barbatos. Hai difficoltà su Banshee, devi equipaggiarla come Kayle. Devi proprio. Cioè, quando porti lei al 60, al grado 6, prendi i manufatti di Kayle e li metti su di lei. Praticamente devi fare questo. Perché è molto più forte di Kayle. Molto più forte. Quindi quello che dovrei fare è poi praticamente quasi non usare più Kayle. Poi abbiamo Autar. Visto che hai Cranacciaio e Banshee gelata, non penso lo userei. Cioè, magari quando il boss diventa rosso, che magari Banshee gelata non può essere così tanto forte, allora potresti usare lui. Però al momento tienilo in panchina, appunto, non serve che lo porti subito al 60. Dai la priorità, per esempio, al farmacista. E vediamo come hai equipaggiato. Ok, guanti e difesa. Guanti e corazza ci stanno tantissimo. No, va benissimo come hai buildato farmacista. Vediamo, Cranacciaio è molto veloce, fantastico. E la vita è. Va bene, per essere ancora a livello 50 va bene anche la difesa. E anche su di lui deve mettere i veleni. Allora, tutti quelli che mettono dei veleni, dei debuff, devono essere pieni di precisione. Ma molto molto pieni. Nel senso che contro Brutale io non ricordo quale fosse. Un attimo che vado a riprendere quell'immagine che mi pare mi avesse passato Marco l'altra volta in live. Sì, grazie Marco. Adesso la rimetto qua. Contro Brutale devi avere almeno 140 di precisione su tutti i tuoi campioni. Quindi se non ti mettono i veleni è perché non hanno precisione. Quindi per esempio togli questo set vita e metti un set precisione. Puoi mettere qualche manufatto adesso? No, ci metterei troppo tempo.
No, devo fare altri due oggi prima delle 7, altri due account e ci... No, un altro account perché l'altro non mi ha risposto e quello di riserva che avevo contattato non mi ha risposto. Quindi abbiamo tre account. Comunque io ci metterei troppo tempo, io ci metterei un'ora, un paio d'ore per fare ogni campione. Quindi mi spiace, ma fai tu con calma, divertiti perché questo fa parte del divertimento del gioco, riuscire a equipaggiare i campioni. Quindi su di lui dovrai intanto portarlo al 60. E poi ovviamente migliorargli la precisione. Vediamo se ha i tomi. Fantastico, fantastico. Ha già tutti i tomi. Hai fatto benissimo a mettergli i tomi. Vediamo se Frangideschi ha il tomo qua. Fantastico per lui. Non c'è bisogno che ne metti più. Bastava soltanto questo qui sulla seconda. Non ho visto i tomi di tutti gli altri. Mi immagino che i rari li abbiano tutti. Ok, allora sui tomi sei messo benissimo. Sentinella. Sentinella ne avrebbe un po' bisogno in realtà. Però capisco che gliene servono parecchi. Quindi al momento hai fatto bene a concentrarti sugli altri. Vediamo come è buildata Sentinella. Sentinella è fortissima contro il boss del clan. Vita bassissima, devi comunque aumentarla. Cioè è bassa anche per essere a livello 50. La difesa è tanta, va benissimo, hai fatto benissimo. La velocità è troppo bassa, dovrai aumentare la velocità. Il tasso va benissimo, hai puntato un pochino sul tasso. Anche su di lei, precisione, aumenta il livello di precisione. Uno di loro è Toki. Forse su Discord si chiama in un altro modo perché non ho nessuno che si chiama Toki nella lista. Sai per caso quale sia il suo nome Discord? Che magari mi io mi segno i nomi in base al nome di Discord, quindi non saprei. Quindi anche su di lei, come ti dicevo, punta sulla precisione. Hai fatto benissimo a metterle un set precisione. Magari quando poi la ascenderai, la porterai al 60, magari avrai qualcosa di precisione qui. No. Va bene, comunque ora vediamo come magari migliorare anche nel ragno, per esempio. Ok, allora, praticamente ti ho detto già tutto quello che devi fare contro il boss del clan, praticamente. Cioè, hanno tutti rubavita, quindi fantastico. Su lui non serve rubavita, comunque si può curare. E contro il boss del clan punta principalmente sulla difesa. Quindi, se ci sono campioni come Banshee Gelata, che usi praticamente solo contro il boss del clan, metti difesa percentuale sui guanti e difesa percentuale sulla corazza. Le Banshee Gelata farà danno soltanto con i veleni, quindi al momento diciamo non ti importa metterle tasso, danno, eccetera, e attacco. Quindi lascia stare l'attacco, punta soltanto a difenderti e a metterle un po' di velocità. Purtroppo no, mi ha detto che oggi avresti visto il suo account e che avrebbe voluto essere il primo, che non avrebbe voluto vedere la live in quanto è già in viaggio. Si chiama Ludor per caso? Ciao, ciao Stefox, alla prossima. Buona serata anche a te. Quindi contro il boss del clan fai questo e fai in modo che Frangideschi sia il più lento di tutti. Questa cosa è importantissima. Frangideschi deve essere il più lento di tutti, altrimenti quando fa questa destrezza e qualcun altro attacca dopo di lui, praticamente si perde già un turno di protezione alleato e di contrattacco. Quindi sistema le velocità in modo che Frangideschi sia l'ultimo. Cioè la sua velocità va bene, anzi andrebbe leggermente aumentata forse. Però fai in modo che tutti gli altri siano più veloci di lui, tipo Sentinella. Per il resto, se vuoi migliorare contro il boss del clan, devi portare al 60 Sentinella, Granacciaio e Banshee Gelata. E poi avrai un team davvero fortissimo, cioè poi ti servono soltanto i manufatti e potrai arrivare anche ad alti livelli di incubo e di ultra incubo con quel team lì. Allora, quindi abbiamo detto, partiamo dall'arena, dobbiamo riuscire a fare bene ad argento. E quindi, come diceva Stefox, se builderai Banshee Gelata soltanto per il boss del clan e Kayle praticamente diventerà quasi inutile, potresti buildarlo come nuker, cioè come uno che deve fare molto molto danno. Quindi gli togliamo il set rubavita e lo riempiamo di tasso decisivo, danno decisivo, velocità, in modo da fargli fare molti molti danni. Quindi praticamente quello che succede nell'arena deve essere, anche con questo stesso team qui, attaccare per primo farmacista, dopodiché
Velocizza tutti quanti. Poi tocca a guerrigliera. Attacca tutti i nemici e mette su tutti il riduci difesa. Poi attacca Kayle con la seconda destrezza. Farà tanti danni. Se va tutto bene, i nemici sono già morti. Se non va bene, o perché fai qualche colpo debole, o perché i nemici sono particolarmente forti, allora ci sarà Kaimar, che o resetterà le destrezze di tutti i tuoi, o attaccando tutti con la seconda destrezza, li addormenterà in modo tale che tu possa avere un altro turno. E quindi di nuovo tocca a farmacista, di nuovo tocca a guerrigliera e poi di nuovo tocca a Kayle. Però vediamo come hai settato la velocità di questi tre. Comunque già ti dico che se vuoi aumentare il grado in arena dovrai portare guerrigliera al 60. Mi pare che tu non abbia nessun altro che possa mettere riduci difesa su tutti. No, esatto. Quindi al momento va bene guerrigliera. Recupero un po' la chat. Non lo so. Non lo so se ti ho dato le sue credenziali. Allora se mi inizia con Stefano. Ah, ok. Ok, allora sì, il suo account lo farò dopo. Sì, l'account di Stefano lo farò dopo. Mi ha detto che non ci potrà essere, ma comunque mi ha dato il via libera per andare. Fanno già questo schema. Ottimo, allora lo schema è ottimo. È così che batto anche l'argento 4. Ok, perfetto. E bronzo 4. Ok, il problema allora diventa il fatto che guerrigliera è a livello 50, quindi già di suo non fa molti danni. Poi non ha tasso decisivo. Guerrigliera devi buildarla in modo tale da portarle al 100% il tasso decisivo, perché comunque deve far danno e quindi lo deve avere. La precisione deve essere pure alta, perché altrimenti non puoi mettere il riduci difesa. Quindi intanto portala a livello 60 e poi mettile soltanto set velocità e precisione. Togli il set attacco. E metti corazza attacco percentuale per farle fare ancora più danno. Stivali ovviamente velocità. E guanti tasso decisivo. Su di lei è importante il tasso perché con la seconda destrezza fa un colpo extra se l'attacco risulta decisivo. Quindi comunque fa intanto più danno col primo attacco perché è decisivo. E poi in caso fai un altro attacco. Poi appunto serve la precisione. E le servono anche questi tomi qua. Quindi prima o poi mettile questi tomi. Poi su Kayle, se abbiamo detto ti concentri al boss del clan con Banshee gelata, togli rubavita a Kayle, portagli il tasso decisivo al massimo, quindi mettendolo per esempio sui guanti. La precisione non servirà neanche più così tanto se lo usi praticamente soltanto in arena. Quindi aumenta il tasso, aumenta l'attacco, quindi corazza attacco percentuale, guanti tasso decisivo. E poi punta come sottostatistiche molto su tasso, danno, velocità e attacco percentuale se vuoi. Poi Prince Kaimar dovrà avere anche lui molta precisione per poter piazzare, abbiamo detto, quei debuff sonno. Le velocità abbiamo detto che vanno bene perché lei ne ha 197. Farmacista è più veloce, fantastico. Allora no, le velocità, cioè le velocità sono settate, quindi vanno bene. Sono anche abbastanza veloci, per quel rango va benissimo. Quindi praticamente ti serve migliorare soltanto i manufatti perché così non fai danno senza il tasso decisivo. Quindi è necessario che il tasso sia al massimo. E poi secondo me in arena migliorerai anche di molto. Ok, passiamo adesso alle roccaforti. No! Va bene, facciamo questa partita da Reyna. Pensavo fossimo nella schermata principale, quindi io stavo già andando in battaglia. Ce la possiamo fare perché sono 4 livelli 50. Quindi con lei riduciamo la difesa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Kayle fa tanto danno. E lui addormenta magari. Ok. E farmacista è addirittura più veloce, quindi addirittura farmacista sveglierebbe i nemici. Se non vuoi svegliarli, perché questa è una cosa che può crearti molti problemi. Se non vuoi svegliarli a questo punto, tipo, supponiamo che ci siano tre nemici vivi col debuff sonno. Se non vuoi svegliarli, perché lui attacca tre nemici a caso, tre volte a caso, potresti anche attaccare tutti e tre i nemici e svegliarli tutti e tre e fargli prendere un turno. Cura qualcuno a caso. In questo modo non li svegli e magari si prendono un turno loro se non sono così lenti. E
E quindi sono addormentati e saltano il turno. Allora, passiamo alle roccaforti. Abbiamo detto drago, siamo alla fase 13. Vediamo come la fai la fase 13. Ok, allora il team è fantastico. Con questo team potresti tranquillamente fare la fase 20, per dirti. Quindi l'unica cosa che deve cambiare sono i manufatti. E in realtà metterei anche qualcuno che possa ridurre la difesa, come per esempio guerrigliera. Quindi si potrebbe pensare di togliere o Sentinella o Prince Kaimar, forse togliamo Sentinella e mettiamo Farmacista come leader e Guerrigliere di qua. Però ovviamente andranno portati tutti a livello 60. Vediamo come fare la 14 che è rossa e magari può crearti dei problemi perché hai 3 blu. No, la cripta, non c'è niente in cripta. Allora, io ti direi Farmacista si può tenere anche contro rosso, però forse al 50 non potrai, quindi dovrei comunque portarlo al 60. Ah, io non ho visto che hai Tenacil. L'ho saltato totalmente. Hai Tenacil, Tenacil è fortissimo. Quindi Tenacil dovrei portarlo almeno al 50, ma forse quasi subito anche al 60. Perché di quelli che, diciamo, curano il team, proteggono il team, tu ne hai uno blu che è farmacista, uno verde che è granacciaio. E ti farebbe anche molto comodo averne uno rosso, che è Tenacil. Quindi potrei puntare anche su di lui. Poi c'è Corno Nodoso, che ti consiglio di portare al 50. Puoi lasciarlo al 50, puoi usarlo anche come leader, perché dà molta difesa. Dà più difesa di Sentinella. Si provoca tutti, quindi è fantastico. Contro rosso magari dovrei togliere Keol. Si potrebbe pensare di mettere Granacciaio. Poi Frangiteschi. Serve qualcuno che possa far danno nei primi 2 round. Tipo guerrigliera, però magari andrà portata al 60. Quindi dopo che la porti al 60 e la riempi di tasso decisivo, magari porta anche guerrigliera. Non so se ce la fai contro il drago perché non c'è molto danno qui. Magari andrà tolto farmacista. E andrà messo forse Autar in modo da fare. No, in realtà no. Serve qualcuno che faccia molto danno nei primi 2 round. Non c'è tantissimo. Quelli che fanno danno sono tutti blu. Quindi prova in caso in questo modo qua. Se non dovesse andare bene, prova a mettere tipo Prince Kaimar e vedi se riesce a farti fare qualcosa di decente. Oppure al limite fai così, Tenacil al posto di farmacista. Poi andiamo per esempio nel ragno, che vedo che è un po' difficoltoso ragno. Vediamo, questo è viola, quindi si potrebbe fare. Devi inserire lei. Allora, Granacciaio lo togliamo perché non va assolutamente bene. Neanche Sentinella in realtà mi piace così tanto. Però mi sa che non ci sono molte alternative contro ragno. A livello di campioni contro ragno sei messo maluccio. Però ci sta, ci sta. Ragno è difficile, servono dei campioni specifici. Metterei Corno Nodoso perché può provocare tranquillamente tutti. Quindi potresti andare così. Con un team del genere potresti arrivare anche forse alla fase 11-12, forse anche 13. Potresti provare. Però appunto devi portare Corno Nodoso al livello 50, gli devi dare tutti i tomi. E sì, dai ragazzi, si migliora piano piano, anche se, cioè, se si è giocatori free to play piano piano, ma si arriva a qualunque obiettivo. Allrin mi ricorda di bere, quindi beviamo alla tua. Quindi prova con questo team qua contro ragno. Fai in modo magari che Prince Kaimar sia il più lento. Così se giochi in automatico, al primo turno ti resetta i tempi di ricarica di tutte le destrezze e i tuoi useranno di nuovo quelle destrezze lì. Se
Secondo me campioni giusti ce li hai già. Sì, è vero. È inutile trovarne altri forti. Pensare prima a migliorare quelli che hai già perché sono ottimi. Ne hai tanti davvero ottimi. L'unica cosa che migliorerei è il campione che ti dà riduci difesa, che è guerrigliera. Prima o poi speriamo che ne troverai qualcuno di migliore. Però a parte quello, hai degli avvelenatori ottimi. Hai già Frangiteschi che ti dà il contrattacco. E poi chi hai? Hai Sentinella Tombale che è fantastica. Hai Farmacista. Hai Tenacil, quindi quelli che difendono il team ce li hai. Ti serve, ecco, magari un campione che faccia tanti danni ad area. Magari con più di una destrezza. Ah, altra cosa che non ho detto. Quando riuscirai, se riuscirai, Principe Kaimar, siccome con la prima destrezza attacca tutti i nemici, anche con la seconda, si potrebbe pensare di mettergli o un set Stordimento. Ho un set stupore, visto che fai molto drago, potrebbe valer la pena mettere anche un set stupore su di lui. Se proprio non riesci a farmare Pirico per prenderti il set stordimento. E quindi con lui potresti addormentare tutti i nemici anche, cioè cercare di addormentare qualche nemico anche con la prima destrezza. No, il problema no, il set stupore non va bene. Ora che ci penso, perché i nemici si sveglierebbero per via del veleno che piazza quella prima destrezza. Quindi dimentica quello che ti ho detto del set stupore, su di lui ci vedrei bene soltanto un set stordimento in realtà. In realtà, se buildato molto difensivo, perché lui comunque è un campione assistenza, se buildato con molta vita e molta difesa, anche un set derisione ci starebbe bene. Il set quello che provoca i nemici col 30% di possibilità che si prende dal picco del golem glaciale, lui, questo qua. Quindi, io comunque non ti consiglierei di andare su picco o su cavaliere pirico al momento. Concentrati principalmente sul drago, soprattutto per continuare a prendere dei manufatti sempre migliori, e sul ragno per recuperare quegli accessori che ti mancano. E vediamo se riesco, Alvis. In realtà, forse sì, perché il quarto mi ha dato buca e anche quello di riserva mi ha dato buca. Quindi forse riesco, ho un'ora, devo ancora vedere un altro account. Sì, fai un po' di farming, prenditi e scaricati un autoclicker, lascia il telefono, tipo non so se lo usi da mobile o da computer, scaricati un autoclicker e lascialo tipo acceso per tutta la notte, e usati tutta questa energia qua. In realtà aspetta a usare. No, no, tu già fai la 13, ok. Ti stavo dicendo, aspetta di riuscire a fare la fase 13, perché ti dà anche i pezzi 6 stelle. Quindi inizia a farmare davvero tanto, perché puoi prendere anche pezzi 6 stelle. Ah, da PC, perfetto, perfetto. Quindi comunque i tempi sono anche fantastici, quindi vedi se riesci a fare la 14, o forse meglio la 15 perché è verde. Quindi magari la 14, un consiglio, la 14 falla in manuale, falla una sola volta. Una sola volta e poi passa direttamente alla 15 che è verde, quindi magari con tutti i campioni blu ti viene più facile. E magari prova a fare la 15 in automatico. Ciao, ciao Marsal, buona serata. La prima volta che ho fatto la 13 mi è andato subito un pezzo 6 stelle ruba vita, fantastico. Più avanti andrai e più saranno le probabilità di ottenere i pezzi 6 stelle. Quindi se riuscissi a fare la 14 in manuale e la 15 in automatico sarebbe fantastico. Ok. Il Minotauro riesce a farlo perché non ho visto. Ok, sei ancora qua il Minotauro. Non ho visto le maestrie, magari ora ti do qualche dritta sul Minotauro. Le maestrie a loro ce le hai perché gliele hai comprate, immagino. Ok, allora per esempio a campioni come guerrigliera fai un minimo di maestrie, cioè praticamente puoi anche fare soltanto le pergamene bianche in modo da dare 5% di tasso e 10% di danno e poi in modo da prendere questo più 10 di precisione e questo più 20 di precisione qua. Quindi
Perché ti può aiutare molto perché lei con la prima destrezza attacca con la terza. E cioè, la prima volta che fa un attacco attacca con la terza destrezza, quindi le serve più precisione e questa qua le può dare più 20 di precisione. Com'è fattibile fare il ragno senza avere eroi che fanno danno in base agli HP nemici? È fattibile, è fattibilissimo. Allora io ti dico che fino alla fase 19 l'ho fatto soltanto con un armigero tra quei campioni là che fanno danno in base ai punti vita nemici. E armigero lo possono avere tutti. Quindi fino alla 19 l'ho fatto con lui. Poi ho trovato subito dopo guardia reale, quindi la 20 l'ho fatto con la guardia reale. Però in una delle ultime guide, non ricordo quale, ho voluto usare armigero al posto di guardia reale per fare la fase 20, per vedere se si potesse fare, e sono riuscito a farla comunque. Quindi ti posso dire che anche senza cuor glaciale, anche senza guardia reale, se hai ovviamente altri campioni che ti supportano abbastanza, riesci a fare anche quelle fasi là. Allora, recupero un po' la chat. Beh, già ora potrei mettere tutte le maestrie tranne l'ultima. Sì, però non so se su di lei è necessario averle tutte quante. Quindi magari qualcuna puoi farla manualmente se non vuoi comprargliele. Vediamo se c'è qualcuno a cui darle con maggior priorità. Ora vediamo. Si possono resettare le maestrie? Sì. Allora, la prima volta si possono resettare gratis. Un attimo, ne prendiamo uno che ha le maestrie. Ti faccio vedere. Vedi questo simboletto qua? Se tu ci clicchi, ti dice vuoi resettare le maestrie? La prima volta poi ti dice resetta gratis. Quindi tu ci clicchi e te la resetta gratis. Dalla seconda volta in poi dovrai pagare 150 gemme ogni volta che vuoi resettarle. Minotauro si tende sempre a ignorarlo, sbagliato. Io non lo ignoro mai, io non compro mai le maestrie con le gemme. Ma mi faccio sempre Minotauro. Sempre, sempre, sempre. Si risparmia, ragazzi, si risparmiano gemme. Cioè, se voi convertite queste gemme in energia, continuate a fare Minotauro 15, ok, ci mettete più tempo, ma risparmiate gemme. E soprattutto fate anche un po' di argento e magari se il campione non è ancora a livello 60, riuscite a exparlo un pochino. Ciao Ale. No, no, tranquillo, tranquillo Barbaros. Siamo qua anche per eventuali altri dubbi di qualsiasi di voi, quindi nessun problema, sono qua proprio per aiutarvi. Sì, farmi anche argento. Io ho fatto una stima una volta, per fare tutte le maestrie si guadagna anche un milioncino d'argento, che non sarà tantissimo, però è sempre meglio di zero. Ok, quindi vediamo gli altri. Ok, Granacciaio ce le ha già tutte, Sentinella ce le ha già tutte, perfetto. Ecco, Banshee Gelata, lei magari potresti comprarle se vuoi portarla subito al grado 6. Allora, per Minotauro, io vi ho fatto vedere nella guida di Zelota come è facile con un campione di quel tipo riuscire a reggere tutti gli altri. Quindi con le cure soltanto di un campione è possibile fare Minotauro. Io ti direi, siccome Tenacil mi pare che abbia molta vita di base, dov'è? Qua. Abbastanza, diciamo non tantissima, però ne ha abbastanza. E lui cura in base ai propri punti vita. Potresti pensare di mettergli un set scudo, se ne hai qualcuno ancora da inizio gioco. Ora vediamo, e usarlo per aiutarti. Hai soltanto questi 4, che non hanno vita percentuale, soltanto una vita percentuale, no, fanno abbastanza pena. Però allora, secondo me, potresti fare il Minotauro con campioni difensivi. Tipo Frangiteschi, Farmacista, Granacciaio, Tenacil o Sentinella Tombale e poi il quinto campione. Come quinto campione usi qualcuno su cui non hai le maestrie, tipo Guerrigliera. Così se tutti gli altri ce le hanno già piene, andranno sempre a finire tutte su guerrigliera. Ma quindi mi consigli di usare le gemme per il refill dell'energia? Sì, assolutamente sì. Cioè, se allora, qua hai 1900 di energia, io quindi immagino che tu qualcosa nel gioco la spenda e che non sia un giocatore free to play. Io parlo da giocatore free to play, io uso molto spesso le gemme per l'energia. In realtà usare le gemme per comprare le schegge, ok, ti può portare qualche campione in più, però
con 900 gemme ci prendi 11 schegge, ma con 900 gemme ci puoi fare tantissime ricariche. Free to play, ok, quindi hai accumulato un po' di energia, ottimo, ottimo. Quindi sì, diciamo che, ok, magari ad un account come il tuo farebbe comodo avere un po' di schegge in più e quindi magari comprarle. Io non ho guardato la fossa d'allenamento, ok, perfetto, non la sbloccare mai, no, ancora non hai sbloccato niente, non la sbloccare mai, non potenziare mai niente perché è tempo abbastanza perso. Hai messo la miniera, vediamo se è a 3 su 3, no, è a 1 su 3. Ok, quindi se vuoi investire delle gemme prima di usarle come energia, investile qua nella miniera. E pazienza, spenderai altre 1000 gemme, però dopo 3 mesi inizierai a guadagnarne davvero tante. 15 al giorno. Al momento ne guadagni soltanto 5 al giorno. Circa. Quindi per Minotauro, secondo me, potresti farlo, quindi smettere di comprare... le maestrie con le gemme, anche perché se sei un giocatore free to play e hai già comprato le gemme a tutti quanti, hai già speso parecchio in termini di valore, perché secondo me ha poco valore comprarle con le gemme. Cioè, puoi farlo al primo campione, al secondo campione, però poi devi riuscire a farti la fase 15 del Minotauro e fartele a mano, praticamente. Che ottimismo, eh? No, comunque, secondo me sei messo molto bene. Hai pochi campioni, ma ottimi. Ti ripeto, se ti uscisse un campione che mettesse riduci difesa migliore di guerrigliera, andresti davvero a bomba fino alle fasi 20 delle roccaforti, fino al boss ultra incubo con questi campioni qua. Ok, quindi abbiamo visto tutto quello, diciamo, che c'era di più importante da vedere. Quindi ti auguro, ti faccio un in bocca al lupo per il tuo account, perché secondo me puoi arrivare davvero molto in alto con quello che hai adesso. Per l'esattezza, con 900 gemme si prendono 22 ricariche energetiche. Grazie Cyrus. Quindi 22 ricariche, facciamo una moltiplicazione con la calcolatrice. 22 per 130 di energia sono 2860 di energia per avere 11 polli grado 3. No, beh, dai, magari qualche epico, qualche leggendario lo si può trovare, soprattutto con i 2 per. Però se uno ha già i campioni e volesse avanzare più velocemente, allora dovrebbe spendere le gemme per prendersi l'energia. Guerrigliera fai soltanto velocità e precisione, perché lei deve essere più veloce degli altri perché deve piazzare il riduci difesa. E devi mettergli precisione perché deve piazzare il riduci difesa. Sì, soprattutto quando ci sono tornei ed eventi. Esatto, esatto. Quindi passiamo all'account di Stefano. Un attimo che recupero le credenziali. Allora. Eccole qua. Allora, mi aveva chiesto una mano per arena, ragno e sugli eroi su cui puntare maggiormente. Ora vediamo, non ha loggato, perché? Ora sì, sta loggando. Allora, veramente le maestrie costano 800, quindi 20 ricariche di energia, ok. Sì, però di solito le ultime due maestrie che si prendono, quelle del quinto livello, non sono così tanto utili. Io infatti a volte, cioè la maggior parte delle volte, prendo la prima del quinto livello, poi quella del sesto livello, cioè tipo maestro bellico, stermina gigante, eccetera eccetera, e poi mi fermo. Quindi prendo delle pergamene, le ultime, quelle rosse, ne prendo 550 e mi fermo. Se le compri, ti dà anche le altre, che però la maggior parte delle volte non sono così tanto utili. Per alcuni campioni sì, per alcuni campioni sono utilissime, però per molti no. Infatti io mi fermo a 550 delle pergamene rosse e quindi risparmio anche un po' di gemme, cioè non le converto in energia. Ok, allora questo è un account del 150° giorno. Prendiamo Nobile Legionario.
ho l'onore di prendere il nobile legionario. Ok, vediamo se possiamo giocare. Allora, obiettivi, potenzia 2 bonus della sala maggiore fino al livello 6, quindi arena. Poi vediamo, tutto questo mi sembra facile, potenziare 4 campioni al 60. Raggiungi oro 1 nell'arena classica, quindi ora vediamo a che punto siamo arrivati. Sala maggiore, ok, questo è ottimo, ha portato prima tutto all'1 o al 2. E poi sta andando con precisione, fantastico. Quindi porterà tra poco questa. Ne servono 300, quindi non gli manca molto. La porterà al 6. E quindi farà l'obiettivo. Ti dico subito, Stefano: non appena porti questa al 6, dalla prossima volta in poi che ci saranno le missioni, ti chiederà soltanto di portarne tipo una al 7, poi una all'8, poi una al 9 e poi una al 10. Quindi non c'è più bisogno di portarle avanti a 2 a 2. Quindi per adesso qua fermati al 6, magari inizia a portare la difesa al 2, il danno decisivo al 2, poi comunque aumentali al 3, a 3, magari poi al 4, a 4, magari passi la vita a 2, eccetera, eccetera. Però cerca di potenziare anche altro, poi quando sarà magari che stai per arrivare all'obiettivo in cui ti chiede di portarne una al 7, allora vai a portare quella lì. Hai già dato i risultati del giveaway? Sì, intanto c'è un nuovo follower, ora ti rispondo. Arius, grazie mille per il follow. Sono nell'ultimo video che ho caricato oggi pomeriggio. Per fare la 7 però deve essere oro nell'arena, sì, perché altrimenti non ci arriva mai. Bisogna pagarti per dare l'account? Allora no, non bisogna assolutamente pagarmi. Però al momento la lista è chiusa perché ho tante persone in lista ancora da recuperare, perché se ne aggiungevano così tante che non riuscivo a farle tutte abbastanza velocemente, quindi al momento l'ho chiusa. Appena finisco tutta questa lista, entro un mesetto, entro agosto spero di riuscirci, poi la riaprirò la lista e quindi dopo potrete di nuovo rimettervi in coda. Allora, quindi dobbiamo fare un po' di punti in arena. Siamo ad argento, no, siamo a bronzo. Mi sto confondendo. Diceva bronzo prima, no, ho cliccato questa forse. Sì, ok, mi ho sbagliato. Siamo ad argento 2. Siamo ad argento 2, vediamo qual è il team. Ok, Cantra, vedo che già non c'è un'aura velocità, quindi questa cosa mi turba abbastanza. Qua c'è una Suprema Catun, cercheremo di inserirla nel team. Per il resto non sembra male, perché abbiamo un riduci difesa, uno che tiene a bada i campioni e Cantra che dovrebbe far danno. Ora vediamo, però c'è anche Martiria, wow, siamo messi bene, c'è anche Septimus, c'è anche Superstite Sabbiato, ottimo. Ottimo, ottimi campioni, ora li vediamo tutti con calma. Allora, Roccaforti. Vediamo dove siamo arrivati. Wow, fa Drago 20! Fantastico, in 2 minuti 17, fantastico. Vediamo il team. Ok, qua non ho niente da dirti. Se riesci a fare Drago 20 con questi, non ho niente da dirti assolutamente. Vediamo Ragno. Mi ha chiesto aiuto infatti con Ragno. Fa la fase 18. Ok, cercheremo di arrivare alla fase 19, che si può fare anche in manuale. C'è Septimus, è vero. Vediamo cosa si può fare. Poi abbiamo picco del Golem Glaciale. Ok, la fase 19, quindi non riesce a fare la 20. Vediamo adesso di riuscire. E Cavaliere Pirico la 17. Va benissimo al momento fare la 17, si può anche non puntare molto al momento su Cavaliere Pirico e Picco del Golem Glaciale. Fa incubo, non gli voglio prendere i premi, vediamo se si vede il suo team. No, quindi devo per forza prendergli i premi per vedere il team. Due Tomirari, questa sarà da vendere. Ok. Vediamo il team che usa. Lo usa contro. Vediamo che boss. Fanno boss incubo, quindi immagino che lo usi contro incubo, anche perché la cassa era di incubo. Usa Martiria, Ixlimor, due avvelenatori e farmacista. Ora vediamo tutto con calma.
Ma aiuto cosa vuol dire? Dai, sì, entro nell'account degli altri come sto facendo adesso e vi do dei consigli su qualunque cosa mi chiediate, sull'arena, sulle roccaforti, sul boss del clan. Ciao Mosk, al solito penso che non ti sia arrivata la notifica. Allora, Team Arena, che ho già dimenticato. Ah, mancava Laura Velocità. C'è Cantra, c'è Scirimani, c'è Farmacista e c'è Guerrigliera. Vediamo adesso di riuscire a fare un team migliore, se riusciamo. Ok, no, non ti è arrivata la notifica. Dunque, io sono curioso di vedere questa Martiria, intanto. Allora, vita e difesa fantastiche. Si potrebbe migliorare un po' il tasso. Perché Martiria. Guarda, Martiria mi fa molti danni. Io volevo mettere. Sto facendo delle prove mentalmente per cambiare qualcosa nel team. Perché voglio mettere Superstite Sabbiato nel mio team. Pensavo di mettere un campione di tipo attacco al posto di Martiria. Però Martiria mi fa troppi danni. Fa dei critici assurdi da 120-130k. Con molto tasso e danno decisivo. Quindi per questo ti dico, io ho sacrificato la difesa percentuale sui guanti, ho messo danno decisivo e poi sono andato a mettere tasso decisivo ovunque ed è una bomba Martina, anche in arena, attacca con la terza destrezza e ne uccide tipo due, ne uccide tre, è davvero fantastica. Però non ha i tomi e questo è un male, questo è un male. Vediamo Cantra. Cantra non ha i tomi, voglio vedere se hai messo tomi su qualcuno. Hai provato su Scirimani, però ti è andata maluccio. Io in ogni caso non proverei per adesso a mettere su Scirimani perché ne ha bisogno di davvero tanti. Ixlimor, wow, ce li ha quasi tutti. Oddio, i due più forti ti servono. I due più importanti. Vediamo poi Septimus. Su Septimus no, non ne mettere su Septimus. Perché non riduce tempi di ricarica, non aumenta probabilità di fare qualcosa, ma aumenta soltanto il danno. Quindi non ne mettere su Septimus, ma punta innanzitutto a metterli su Martiria e Ixlimor. Perché contro il boss del clan sono due leggendari fortissimi. Poi comunque Martiria è forte ovunque la metti, anche in arena, anche nelle roccaforti, anche nelle cripte di fazione, fantastica. Ah, hai visto il video di Anima? Vesti quel Rasin per il mio boss. Vediamo. Ne devo vestire tanti. Sono tornato di nuovo a 2 milioni d'argento oggi perché ho vestito Anima. Stavo provando a mettere qualcosa a Superstite Sabbiato. Quindi ho finito tutto. Quindi mi servirà un po' di argento. Allora, abbiamo detto per l'arena. Per l'arena serve un'aura velocità. Questa è la regola numero uno dell'arena. In questo gioco serve un'aura velocità. Vediamo se ci sono altri campioni tipo in cripta. Ok, c'è un armigero e un fascino che io intanto voglio togliere dalla cripta per tenerli sott'occhio. Ok, c'è qualcosa di carino. C'è lui. Che per il ragno è molto forte. C'è lei, la togliamo subito dalla cripta. Ok, dovremmo aver finito. Wow, quanta gente. Ok, ci siamo. Quando farai due key in auto mi ringrazierai. Ma in ogni caso lo farei per sostituire Dragomorfo contro il boss rosso. Io lo so che Rasin fa tanti danni, però al momento ho comunque Peidma che non pensavo, ma fa davvero tanti danni. Ok, magari Rasin ne farà ovviamente di più, sicuramente, però devo mettergli i tomi, devo decidermi, ho 19 tomi leggendari, finora ancora non mi sono deciso a metterli su di lui. Però so che devo farlo, quindi prima o poi li metterò su Rasin, lo builderò da boss del clan e lo porterò assolutamente. Quindi, abbiamo detto per l'arena, visto che lei è l'unica con l'aura velocità, io ti consiglio, Stefano, di metterle intanto 3 set velocità, perché così non va assolutamente bene, e di metterla nel team dell'arena.
Io quindi toglierei farmacista e metterei lei, perché appunto ti serve necessariamente un'aura velocità. Poi vuoi andare con Shirimani, che deve avere molta velocità, ma ce l'ha già, fantastica Shirimani. L'ho presa anch'io quando nell'ultimo 2x delle rare, prima o poi magari la porterò al 60 e la userò anch'io in arena. Hai messo un set frenesia. Particolare. Cioè, non sto dicendo che è sbagliato, è molto particolare come scelta. In teoria io metterei comunque tre set velocità. Il set frenesia è molto utile quando non attacchi per primo. Ah, quindi tu forse stai rimediando al fatto di non avere un aumento, un'aura velocità col set frenesia. Così anche se parti per secondo, ti attaccano, perdi un po' di vita, aumenta il contatore di turno di Shirimani, tocca Shirimani, Shirimani congela tutti i nemici, o quasi tutti i nemici, e poi tocca agli altri tuoi. Potrebbe essere non sbagliatissima questa strategia, però di solito se attaccano i nemici magari ti piazzano anche dei debuff particolari, non so, ti stordiscono, ti provocano, eccetera, eccetera, ti riducono la difesa, ti riducono l'attacco, quindi non funziona sempre questa strategia, è molto meglio andare con un'aura velocità e 3 set velocità sia su Katun che su Shirimani. Porto al 60 prima Scilla o mostro malcreato? Dove hai più difficoltà? Perché dipenderà molto da quello. C'è anche Bracca. Bracca Jingle, non l'ho visto. Ah, eccolo, non l'ho visto, grazie. Grazie Andrea, non lo stavo guardando. Sì, Bracca Jingle è molto carino in arena. Hanno la stessa aura, sempre 24%. No, non, lei 19%. Bracca Jingle quindi sarebbe migliore. Quindi, allora, il fatto è questo, che se lui usa Suprema Katun, gli basta un solo campione per aumentare la velocità. Perché lui usa questa destrezza qua e aumenta la velocità. E se lui usasse Bracca Jingle, dovrebbe anche mettere, per esempio, Farmacista. Perché serve necessariamente mettere l'aumento di velocità e o riempire il contatore di turno. Quindi dovrebbe usare due campioni per fare questa cosa. Se usasse Katun, lo farebbe con un campione soltanto. Difficoltà Arena Ragno. Allora, per Ragno sicuramente mostro malcreato. Allora, Scilla dei Draghi è fortissima anche in Ragno, anche in Arena in realtà. Però io comunque ti consiglierei intanto Mostro Malcreato perché è forte un po' ovunque, tranne contro il boss del clan, però dappertutto, anche nelle cripte di fazione è fortissimo, forse non tantissimo in arena. Però comunque sono due ottimi campioni. Però aspetta, aspetta, fammici pensare un attimo. No, 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 allora, Mostro Malcreato, ti dico subito il perché. Perché Mostro Malcreato, se lo porti al 60, ha anche a disposizione Maestro Bellico. Quando infligge danni con Maestro Bellico, con la seconda destrezza, quella che stordisce i nemici, ti conta come più scudo. Perché lo scudo è proporzionale ai danni fatti. Più danno fai, più scudo metti. Quindi se lo porti al 60, hai a disposizione anche Maestro Bellico, gli dai Maestro Bellico e quindi lui fa più danno, quindi puoi anche non mettergli quel tasso decisivo, e ti dà molto più scudo, per esempio. In arena ovviamente penso sia più utile Scilla dei Draghi, perché fa tante cose. Però in realtà non molto meglio di Mostro Malcreato, perché comunque entrambi stordiscono, entrambi provano a proteggere gli altri in qualche modo. Quindi, per l'arena abbiamo detto io farei Katun, poi Shirimani se la tieni ad una velocità molto vicina a quella di Katun, che congela tutti. Poi Guerriera che toglie la difesa, che mi pare tu non abbia nessun altro che possa togliere la difesa, ora vediamo meglio. No, non mi pare. No. E poi qualcuno che possa fare tanti tanti danni. Ora vediamo come è buildata Kantra, vedo già dei set danno decisivo. Ok, il tasso al massimo. Il danno va bene, tantissima precisione. Wow, dove vai con tutta questa precisione? Velocità, ci siamo. Difesa, vita, vediamo qua. Ok,
Sospettavo questa cosa. A livello a cui sei arrivato, non è necessario avere tutta questa precisione, quindi puoi assolutamente, devi assolutamente togliere questa corazza precisione e metterne assolutamente una difesa percentuale, perché i suoi danni si basano sulla difesa, quindi più difesa ha e meglio è. È un discorso che facevo prima. Tu stai rinunciando al 50% della difesa, che in questo caso sono quasi 800 di difesa, per 78 di precisione. Comunque, se ne togli 78, sei sopra i 200, che va benissimo. Quindi togli questa corazza qua e mettine una con difesa percentuale. Assolutamente, fallo immediatamente e ti farà ancora più danni di quelli che fa adesso. Altrimenti, se non cantra, potresti anche usare Martiria. A me Martiria piace molto anche in arena, però forse contro il vostro clan non vorrei dire se forse le velocità settate. Ora vediamo. 186, poi usi tiranno. 183, poi usi Septimus. No, non sono assolutamente settato. No, usi Septimus. Non lo ricordo. Andiamo a controllare. Perché cambia molto se usi le velocità settate o meno. No, non usi Septimus. Usi Autar e Farmacista e Banshee gelata. Ok, andiamo a controllare. Quindi Banshee gelata 203. Ho saltato Autar che era qua sopra. No, non usi le velocità settate perché Outer è molto lento. E poi c'è il farmacista che comunque ti manderebbe un po' all'aria tutte le velocità, 246. Farmacista è forte con le velocità settate? Io non l'ho mai provato purtroppo. Non so bene come vada con questo aumento di velocità e il riempimento del contatore di turno. Però comunque se riuscissi a buildare appunto Martiria con tanto tasso e danno come hai fatto con Kantra, Martiria diventerebbe assurda anche in arena. Però ovviamente devi anche mettere rubavita, immagino che tu non possa mettere tutto insieme. Ok, precisione. Allora, tu usi due avvelenatori che sono Banshee e Autar. Autar non mi piace moltissimo, però magari non hai altri avvelenatori, quindi ok. Però se usi Autar contro il boss dovresti anche pensare ad aumentare la precisione rossa. Perché ora non ricordo quanta precisione abbia il tuo Autar. 189, potrebbe essere aumentata ancora un po'. Difesa percentuale, va bene. Ecco perché è lento. Questo attacco percentuale va tolto immediatamente, devi mettergli assolutamente velocità. No, intendevo se è riuscito a settarle. Ah, con il farm è stato bravo. Ah, ecco, ok. Ci sono team in slow tune, speed, anche con farm o Katun. Ah, ok. Beh, sì, se pensiamo che c'è il team Batman con Cercatore, si può comunque fare in modo di settarle. Magari sarà molto più difficile riuscire a settarli con l'aumento di velocità, per esempio, che da farmacista, però sicuramente si potrà fare. In realtà c'è anche Superstite Sabbiato che è molto carina in quanto a danni, però col set rubavita immagino tu la stia buildando per il boss del clan, soltanto che è un po' lentuccia. Sì, mi sembra buildata per il boss del clan perché non ha precisione. Però appunto ha poca vita, è un po' lenta, è molto lenta. Magari potessi farlo io su Team Batman. Non ricordo. Cioè, o Dracomorfo, o Cercatore, o Guarda Tormenti. Non ricordo quali siano gli altri due adesso. Però gli altri due comunque mi mancano, quindi non riuscirei a farli. Non riuscirei a provare quel team. Allora, quindi per l'arena io ti consiglierei di andare così. Secondo me migliorerai di molto se metti un'aura velocità. Quindi sostituisci farmacista con Katun, magari vedi tu se
cambiare qualcosa nell'equipaggiamento in modo tale da rendere più veloce Catun. In ogni caso, questi andrebbero cambiati perché devi mettere soltanto 7 velocità. Domanda, io uso mostro malcreato contro il boss brutale, insieme a Zavia, Tyrael, Frozen Banshee e Kale. Una volta portato farmacista a 60, lo sostituisco a mostro oppure no? Io ti direi sicuramente di sì. Perché ho l'impressione che morirei troppo presto senza la copertura di mostro su tutto il team. Allora, ti faccio questa domanda io. Tutti i tuoi campioni hanno il set rubavita? Perché da brutale in su inizia a diventare molto importante per far sopravvivere di più i tuoi campioni. Perché comunque mostro malcreato non riesce a mettere così tanto scudo come per esempio su ragno. Su ragno va benissimo, però contro il boss del clan praticamente non fa granché, diciamo non fa moltissimo. Però sto notando che hai troppi avvelenatori, ne bastano due, tre sono troppi, quindi io toglierei Kale e metterei già qualcuno che possa aiutare gli altri membri del tuo team. Perché già Zavia e Frozen Banshee vanno benissimo. A te manca un Menhir, ah, Menhir, Menhir, esatto, manca Menhir e l'altro non ricordo chi sia. Io sostituirei forse un altro Menhir, forse si gioca con due Menhir. Io sostituirei Kael con farmacista. Esatto, Marco, esatto. Quindi, per l'arena va bene così, con quello che ti ho detto. Per le roccaforti, abbiamo detto, hai bisogno in ragno, mi avevi chiesto sul ragno. Vediamo che team usi contro il ragno. Bisogna fare la fase 19 che si può fare tranquillamente in manuale per una volta. Allora, io toglierei lei. In realtà lei piazza riduci difesa su tutti quanti. Non lo so, allora io il fatto è che non conosco benissimo quanto possa essere forte Cuor Glaciale, però so benissimo quanto può essere forte Armigero. Quindi la prima cosa che mi verrebbe da dire è io metterei Armigero. Io darei priorità ad Armigero. Manca qualcuno che possa ridurre la velocità al boss. Ecco, è questo che manca. Perché nessuno di questi quattro riduce la velocità. Ora mettiamo Critta e vediamo se ordiniamoli per grado. Vediamo se c'è qualcuno che possa rallentare il boss. Proprio piazzare il debuff riduci velocità. Mi sa nessuno. Cioè, ci sarebbe Catun, però. C'è nessuno, non c'è nessuno. Forse Gelonia, ma non, comunque non mi piace come campione. C'è comunque anche Galek. Galek Supremo. Però c'è già lui che mette il bruciacapi su tutti quanti. Quindi non ti serve. Il Galek Supremo non ti serve perché c'è già Tiranno. Quindi l'avevo tolto dalla cripta, ma puoi tranquillamente rimetterlo in cripta. Non serve assolutamente. Serve però qualcuno che possa rallentare questo maledetto ragno. C'è lei anche, c'è Anima che potrebbe essere utile. Però hai già Cuor Glaciale, quindi se riuscissi a mettere Anima con un set stordimento, magari potrebbe tenere a bada di più i ragnetti. Ah, sì, due Menhir, perfetto. Allora, solo Zavia ruba vita. Ok, male. Il problema è che ho poca precisione su Zavia, devo lavorarci. Male perché devi tenere. Dovrei mettere prima o poi il set rubavita su tutti. Quindi potresti anche riuscire a farli sopravvivere tutti senza farmacista, senza mostro malcreato e concentrarti di più sul danno. Quindi magari solo campioni che fanno danno, magari non necessariamente di veleni. Però tipo campioni come, non so, Rasin, campioni come Superstite Sabbiato, che facciano danno, e in questo modo sopravviveresti comunque, perché tutti con rubavita tranquillo che sopravvivono, e poi dureresti anche di più. Se trovassi un Menhir potrei metterlo con Kaimar e Painkeeper, che gli resettano i tempi di ricarica, e Smembratore, che aumenta di un turno la durata di tutti i buff. Non lo so, Marco, andrebbero fatti un po' dei conti, perché non ricordo tutti i tempi di ricarica adesso, poi andrebbero settati con delle particolari velocità, magari. Io
Io toglierei guerriere e metterei cuor glaciale. Sì, si può anche fare, perché tanto comunque se il boss si riesce a shottare velocemente, non serve che Martiria metta il riduci, cioè non serve che guerriera metta il riduci difesa su tutti quanti i nemici. Non so se un team del genere possa riuscire a tenere a bada i ragnetti, sinceramente. Possiamo provare. Soltanto che Armigero è ancora al 50 e morirebbe subito magari. Però forse i ragnetti non attaccano Armigero perché il boss è rosso. Vanno tutti su Tiranno. Proviamoci così. Sono curioso di vedere se riusciamo a farlo. Vado in automatico, non so se faccio bene o male. Però non ho né Septimus né Cuor Glaciale e né Tiranno, quindi sarei un po' lento a usarli in manuale perché non conosco bene tutte le loro destrezze e su come andrebbero usate. Ok, brucia HP piazzato su praticamente tutti. Oddio. Ah no, se li è mangiati, non sono morti col brucia HP. Infatti mi sembrava strano che fossero morti tutti insieme. Se li è mangiati, ok, adesso vediamo. Ora dovrebbe ripiazzarlo. Purtroppo, senza nessuno che possa ridurre la velocità del boss, non va molto bene. Cioè, magari c'è comunque un modo per vincere. Magari vinciamo comunque. Però riducendo la velocità del boss. Perché vanno su Armigero? No! È già morto. Ridurre la velocità del boss funziona molto, molto bene. Eh no, non va bene, non va bene. Siamo già morti. Finita la provocazione di Martiria, vanno tutti su Tiranno. E non va bene. Non far partire Septimus senza riduci difesa. Armigero è buildato. Ah, ok, magari Armigero era al 50 ma non era buildato. Grazie, Darshan. Adesso andiamo a controllare. Perché il boss ha attaccato troppo presto. Ok, non è buildato. No, forse è buildato ma c'è il bug dei numeri. No, non è proprio buildato. Ok, perfetto, perfetto. Allora, potresti comunque provare così. Perché il fatto è, il boss ha attaccato troppo velocemente, troppo presto. Quindi se Armigero un po' riesce a tenerlo a bada col contatore di turno, magari riusciamo. Poi, ovviamente, la 19, giocala in manuale. Fai in modo che Cuor Glaciale. Ah, Cuor Glaciale. No, forse ce n'è un altro. Ok, dicevo, Cuor Glaciale non è buildata. Fai in modo che Cuor Glaciale usi per prima la terza destrezza. Così riduci il contatore di turno del boss al massimo. E con Armigero, comunque, punta sempre a usare la prima. Non importa usare la seconda perché tanto ci pensano comunque sia Cuor Glaciale che Septimus a fare danni al boss. Quello che deve fare Armigero è tenere il contatore di turno del boss a bada. Quindi buildalo, mettigli il tasso decisivo al massimo, così può ridurre il contatore di turno. E poi tutti i ragnetti dovrebbero pian piano morire col brucia HP di Tiranno. Quindi loro per il primo turno attaccano Martiria. Non muoiono perché il boss non se li mangia se tu fai quello che ti ho detto con Cuor Glaciale e Armigero. E quindi pian piano provano ad attaccare tutti e bruciano tutti quanti e quindi intanto fai molto danno al boss. E poi appunto dovrebbero pensarci Septimus e Cuor Glaciale a finirlo. Poi per la fase 20, che è verde, magari cambiano un po' le cose. E magari anche sempre con questo stesso team ci si potrebbe riuscire. Però magari servirebbe un riduci velocità davvero. Sul boss. Avresti anche lei, Anima, che ho fatto il video oggi, fortissima contro ragno, soprattutto con un set stordimento, quindi potrebbe stordire i ragnetti, magari quindi tenerne a bada qualcuno, poi con la terza destrezza azzera il contatore di turno del boss. La seconda destrezza ignora la difesa del boss. A me ha fatto 40k di danno, che no, ok, non è moltissimo, però è comunque un raro. E non avevo neanche tutto al massimo come manufatti. Un po' di manufatti erano al 12, quindi magari un po' di danno in più può farlo. Però la sua forza sta appunto nel poter, attaccando tutti i nemici, di poterne stordire qualcuno col set stordimento e di azzerare il contatore di turno del boss. In realtà comunque tu hai Cuor Glaciale che può fare questa stessa cosa con la terza destrezza, quindi magari ti conviene usare Cuor Glaciale. Di fatto Zavi è il primo leggendario che ho trovato, quindi al momento
lo uso un po' per tutte le aree come carry, ok. Però l'ho settata come specialista del boss, del clan boss. In futuro spero di poter creare dei team ad hoc per le varie aree del gioco. Sì, ok. Comunque, rubavita va bene anche dalle altre parti. Se riuscissi a mettere le rubavita per Zavia sarebbe ottimo. Ciao Noris! Ok, quindi per ragno prova così e secondo me potrebbe funzionarti abbastanza bene come cosa. Poi in teoria ci sarebbe anche guarda tormenti in caso al limite, se volessi usare maggiormente le destrezze di Septimus, di Cuor Glaciale, la provocazione di Martiria, il brucia HP di Tiranno, magari potresti provare con questa che ok, le riduce di un turno, però magari può aiutare. L'ho vista usare contro il ragno 20, quindi non è così male. E poi appunto Expa Armigero. Scusate, perché ti aiuterà tantissimo. Ok, arena fatta, ragno fatto. Eroi su cui puntare maggiormente. Ok, intanto vediamo che c'è Rasin qui al 50. Quindi potresti portarlo al 60 perché è fortissimo. Fascino va benissimo anche al 50. Sinesha prima o poi per l'arena potrebbe esserti davvero utile, quindi potresti anche portarla al 60, anche perché comunque nelle cripte di fazione è molto forte, no? Stavo pensando che tu in cripta hai anche un... dove sta? L'ho visto prima, mi pare. Era nel tuo account. Sì, hai anche un consigliere catacomba, quindi magari saresti quasi nel range di un team blender. Con un acceleratore tipo Suprema Catoon o Jingolanter che sia, no, in realtà Suprema Catoon, Consigliere Catacomba, Sinesha e qualcun altro che con la prima destrezza attacchi tutti i nemici e faccia un po' di danno. Che però ancora non hai, non consideriamo Mugghiante perché non fa tanti danni. Quindi prima o poi io magari questa Sinesha la builderei. Però innanzitutto devi puntare su Rasin. Devi puntare su Armigero. Se vuoi puntare sulla velocità in arena con Suprema Catoon, portala al 60 perché ti migliora un po' la velocità. E mi pare che vada da 97 a 104, quella di base. E poi comunque puoi metterle anche lo standardo che può avere velocità come sottostatistica, quindi ne guadagni un po' di più. Oppure se vuoi puntare su Bracca Jingle, come avevamo detto prima. Portalo al 60 perché può fare anche parecchi danni. Però il tasso decisivo su di lui è necessario che sia al 100% perché lui fa tutto col tasso decisivo. Poi magari potrebbe aiutarti Corno Nodoso, anche se in realtà hai già Cantra e Martiria che possono provocare. Però magari lui sicuramente per le cripte ti servirà tantissimo. Magari in qualcos'altro potrebbe aiutarti. E Anima, non so se potrebbe aiutarti magari. Fai dei tentativi mentalmente per capire il team che vuoi usare, magari contro ragno potrebbe aiutarti. Se hai difficoltà contro cavaliere pitico è fortissima anche lì. E per il resto basta, diciamo che gli altri in cripta sono quasi tutti polli. In realtà ho visto usare lui contro ragno 20, per riuscire a finirlo in 12 secondi. Un attimo che ti recupero il team, perché mi pare che quel mio compagno di clan lo facesse con due cuor glaciale. Un attimo che te lo recupero subito. Che usava Gurptuk, mi pare due cuor glaciale. E lo faceva, riusciva a finire in 12 o 13 secondi. Ok, ci sono arrivato. Metto il link qui in chat. Tu che riguardi la live dopo, spero di ricordarmelo. Se non me lo ricordo, di mettere il link in descrizione, chiedimelo nei commenti e te lo linko subito. Anzi, mi segno questo link, altrimenti l'ho perdo. Chiedimelo che te lo linko tranquillamente. Mi segno questa cosa. Quindi con questo team, con Gurptuk, due cuor glaciale, un attimo che recupero l'immagine. C'era anche una guardia reale, ma tu hai Septimus, quindi sarebbe la stessa cosa. E ragno,
che non ho ben guardato cosa faccia ragno, già l'ho dimenticato, lo guardo prima, ma l'ho già dimenticato. E quindi magari puoi trovare un sostituto se non ce l'hai. E magari puoi riuscire a fare. No, lui non è ragno, lui è Kerico Zannuto. Puoi riuscire a fare ragno 20 in manuale, però immagino che si faccia in pochissimo tempo. Un attimo che andiamo a rivedere ragno. Per questo forse, perché mette riduci difesa e indebolimento. Probabilmente sì, quindi si può sostituire con qualcun altro che metta riduci difesa e indebolimento. Tipo con Rasin, per esempio. Un attimo che recupero un po' la chat perché sono rimasto un po' indietro. Guerrigliera si è elevata al 60, regge tutti i dungeon finali. Ah, ok. Anche se con. Ah, ok, me lo stavi chiedendo, non era un'affermazione. Anche con artefatti mediocri perché manca non ho capito, una bassa difesa. Ok, mostro lei che potrebbe farlo. In realtà non lo so, in realtà è un po' fragilina come destrezza, come numeri base qui di vita e difesa. Quindi non lo so. Io comunque porterei magari se ce l'hai qualcuno che possa rianimare i campioni tipo Gorgorab o qualcosa del genere. Così magari se muore la rianimi. A parte quello non lo so. Magari metti tipo una corazza vita percentuale anziché attacco percentuale. Magari non farà così tanto danno, ma almeno piazzerà quel riduci difesa. Puoi buildare l'HP, velocità e precisione. Esatto, sicuramente le wave ti può aiutare. Appena becca l'attacco. Eh sì, appena l'attaccano poi muore. Anche se non è elevata al 60. Ah, ok. Sì, dovrebbe reggere, speriamo. Io purtroppo. Dovrei fare anche una guida su guerrigliera. Quindi prima o poi la porterò al 60 e la testerò come ho fatto con Anima Arcanica. Hai appena trovato mostro mal creato, fantastico! Bene, bene, mi fa piacere. Il boss non è un grosso problema, il problema è arrivarci con gli altri 4 vivi. Poi ci pensa che è il martire e profetessa a seccarlo. Ok. In realtà se hai profetessa dovresti riuscire a fare le prime ondate in pochissimo tempo. Magari alla prima, ok, magari potresti avere dei problemi sulla seconda. Il grosso problema è la seconda ondata, ok, l'avevi scritto sotto, non stavo leggendo. La prima li one shot con profetessa, ma la seconda dove devono ricaricarsi non riesco a tenerli a bada in quegli 1 o 2 turni. Ah, gliel'hai consigliato tu quel team, ok, a quel brutto di Hypnos, ok. Non infierire, non ho ancora trovato support che rianima. Ah, ok, danno debuff, mi spiace. Non so, allora provaci, magari potresti andare con un'altra strategia. Cioè, nel senso, non riesci a uccidere tutti quei nemici in tempo, allora prova a distrarli. Cioè, prova a mettere, non so, dei campioni che attaccano tutti i nemici con la prima destrezza, tipo, non so, Mugghiante, che possano stordire, tipo, se buildati con un set stordimento. Oppure prova a provocarli, tipo, non so, con campioni come Corno Nodoso. In questo modo li tieni a bada. E puoi farti anche la seconda ondata in questo modo qua. Prova magari con diverse strategie se proprio non riesci con un campione che possa mettere riduci difesa su tutti quanti. Ho provato con Scartorsis, con Set Stordimento, ma non li blocco abbastanza. Quanta velocità ha? Ciao, ciao Toki! Sei proprio tu, giusto? Sei Stefano. Aspetta che degli account. Ok, sei tu. Stiamo per finire ormai. Abbiamo visto l'arena. Qui ti prendo le gemme perché tra poco ti scadono. Abbiamo visto l'arena, abbiamo visto il ragno. Stavo dicendo al tuo te del futuro che vedrà questo video. Quali campioni portare al 60, quindi su cosa concentrarti. 180 circa, sempre il solito problema degli artefatti mediocri. Cerca di velocizzarlo ancora un po' allora. In realtà se hai tipo un campione come farmacista che comunque aumenta la velocità di tutti, dovrebbe andare bene perché superi i 200 e quindi attacchi i nemici 2 volte prima che ti possano attaccare. Quindi in media diciamo ne stordisci un paio. Se no, aumentagli quella velocità e portala a 200.
Quindi, la seconda guerra glaciale, tutto questo, Toki, tutto il discorso che ho fatto negli ultimi 10 minuti, era per dire che la seconda guerra glaciale, insieme a Gurptuk, possono servirti contro ragno, possono aiutarti molto. Quindi Rasin, Cuor Glaciale e Gurptuk ti possono aiutare molto contro Ragno, però Rasin dappertutto praticamente, sia contro il boss del clan che contro in tutte le roccaforti oppure nelle cripte di fazione è fortissimo. Armigero pure, fortissimo, portalo al 60. E per il resto abbiamo finito. C'è Anima che forse potrebbe essere utile contro Ragno, ma magari riesce a risolvere con altri. In caso se avessi problemi a provocare gente anche contro tipo Cavaliere Pirico oppure contro Picco del Golem Glaciale, Corno Nodoso può essere molto molto forte. Contro Cavaliere Pirico, se sei in difficoltà, puoi anche provare Nobile Legionario, che praticamente è forte soltanto lì contro Cavaliere Pirico. Però è molto molto forte. Però comunque vedo che hai anche Fascino, che è già buildata al 50, però è molto lenta. Aumenta tantissimo questa velocità di fascino. Non puntare sull'attacco. Ok, non hai puntato sull'attacco in realtà. Vita percentuale. No, allora togli questi guanti attacco. Però lei deve fare danni decisivi, mi pare, giusto? Sì, deve fare colpi decisivi. Quindi metti il tasso decisivo al massimo. Dalle tanta velocità e precisione. Falla sopravvivere con un po' di vita e difesa. Tipo dalle corazza vita percentuale. E portala contro Pirico e ti cambierà la vita. Che ne pensi di cane infero per ragno? Sì, so chi è, l'abbiamo visto prima. Con un set stordimento, immagino tu intenda. Perché lui attacca tutti i nemici con la prima destrezza. Può anche mettere il riduci velocità, la percentuale non è altissima. Per il resto, questi sono un po' inutili. Guarigione continua, rifletti danno e blocco danno, non mi piace moltissimo. Diciamo molto meglio contro Cavaliere Pirico che contro ragno. Per via del rifletti danno. E anche perché con un set stordimento può aiutare, tipo, aiutare a stordire i nemici nei primi 2 round. Avevo iniziato a vestirla settimane fa, poi messa in archivio. Ok, riprendila perché se contro Pitico hai delle difficoltà, lei è fortissima. Poi, al boss del clan vai già molto bene, devo dire. Hai un team molto carino, mi pare. Un attimo che lo riguardiamo. L'unico che non mi piace è Autar. Allora, erano Tiranno, Martiria, Autar, Farmacista e Banshee. In realtà su Banshee dovresti mettere un set rubavita, su tutti dovresti mettere un set rubavita. Loro ce l'hanno, su Autar pure, ma io in realtà forse non userei più Autar, soltanto che non hai altri avvelenatori. Sicuramente penserei a Superstite Sabbiato, perché va molto bene in combo con Martiria, che aumenta la difesa e mette il contrattacco. E Superstite Sabbiato prolunga questi buff. Poi lei può mettere la protezione alleato, che in realtà però mette anche Tiranno. Anche lui mette l'aumento di difesa, quindi in realtà l'aumento di difesa ce l'avresti già. Se li fai attaccare ai turni giusti, magari puoi riuscire a tenerlo sempre attivo. Potresti anche pensare di buildare Septimus contro il boss del clan, perché può essere molto carino. E per il resto, quindi Banshee, potresti provare Rasin. E Autar, se continui a usarlo, mettigli un set rubavita e puoi anche dire addio a Farmacista. Però no, aspetta, tu il contrattacco ce l'hai, no? E anzi, io ti suggerirei di iniziare a settare le velocità. Fare in modo che Martiria sia la più lenta, così che metta il contrattacco per il primo e il secondo danno d'aria del boss. E insomma, aggiustarti un po' con le velocità, togliendo anche le maestrie, quelle che ti aumentano il contatore di turno, e vedrai che faresti anche più danno ancora. Ricordo a tutti che potete iscrivermi. Sì, andate a iscrivervi al clan di Maia, che ha creato Maia. Se siete a livelli bassini, avete bisogno di aiuto, avete bisogno di compagnia in gioco, Maia ha creato un clan in gioco per voi. Profetessa su Pirico può essere utile? Sì, allora io la sto usando al momento nel mio team con cui faccio Cavaliere Pirico. Ho fatto l'altro giorno, un paio di giorni fa, forse un po' di più, un record di 1 minuto e 38. E c'è la profetessa. Quindi
Però assicurati di avere qualcuno che possa, magari più di qualcuno, che possa avere, che possa mettere riduci difesa e indebolimento. Perché senza riduci difesa se la cava un po' maluccio lì contro Pirico. Ho ancora un tomo leggendario, a chi lo daresti? Allora, ne abbiamo mi pare già parlato prima. Non li metterei a Cantra, non li metterei a Scirimani. E andrei su Martiria e Tiranno. Siccome Tiranno ormai mancano soltanto i due più importanti, magari dagli a lui al momento. Però poi tuffati su Martiria perché le servono davvero tantissimo. Tipo, soprattutto questo è molto, molto importante. Ah, una cosa: tu contro il boss del clan non hai il riduce attacco sempre. Non me ne ero accorto. Quindi ti serve qualcuno che metta riduce attacco. Perché Tiranno mica lo mette, no. Lo mette soltanto Martiria ogni 6 turni per 2 turni. Quindi non va bene. Se vuoi migliorare, devi trovare qualcun altro che possa mettere riduce attacco. Soltanto che non ce l'hai. Bene. Benissimo. C'è Schiantabare. Ci sarebbe Schiantabare. Soltanto che non so se a questo punto lo builderei solo per il boss del clan. Perché lui con la prima destrezza ha una buona probabilità di piazzare quell'aumento, quella riduzione di attacco. Con i tomi ha un 30% di probabilità ogni colpo per 3 colpi. Quindi sì, ti servirà tantissimo questo riduci attacco. Quindi se riesci, prova a buildare Schiantabare. Se non trovi nessun altro, diciamo, a breve. Sì, un po' come Jerek, diciamo, è lo stesso ruolo, quello di mettere il riduci difesa, soltanto che Jerek ovviamente è molto meglio, però non si può avere tutto. Ok, abbiamo finito anche con l'account di Toki, di Stefano. Non so se c'è ancora Alvis in chat, io sono senza voce perché ho anche un po' di mal di gola, vediamo se continuare. Con Alvis che aveva bisogno, un mio compagno di clan che ha bisogno di aiuto nell'arena squadre, che ha degli ottimi campioni, però ha delle difficoltà. Ah, perfetto, quindi uno è entrato, siamo a quattro. Alvis, ci sei ancora? Fammi sapere. Magari è andato via, vediamo se c'è in chat. No, in chat non c'è più. Niente ragazzi, allora finiamo così perché io sto perdendo la voce. Però magari facciamo una live molto presto, tipo forse lunedì sera. Mi attrezzo per riuscire a farne un'altra. Quindi noi ci vediamo magari con un altro video se riesco in uno dei prossimi giorni. O altrimenti ci vediamo in live direttamente lunedì sera. No follower, Beppe, Beppe Omate, grazie mille per il follow. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo, grazie per essere passati, grazie per avermi fatto compagnia, spero che i consigli siano stati utili anche per voi. E noi ci vediamo alla prossima. No follower, Dark, grazie per il follow. Lunedì me le segno, così chi se ne dà le notifiche. Sì, spero di riuscire per lunedì, dalla prossima settimana dovrei essere più libero, quindi magari vedo se riesco a farne 3 o 4 live a settimana. Detto questo, ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao a tutti!